via. Riprendiamo. Ci siamo o non ci siamo? Ci siamo ancora. Dovremmo aver riavviato tutta la cosa e dovrebbe andare meglio. Che ne dite? Ci vedete? Ci sentite? Vabbè, è il tempo di collegarli. No? Sì, qualcuno magari già ci dovrebbe essere. Adesso è ripreso anche a me la diretta, quindi penso che il problema si sia risolto. Non so, era un attimo bloccato Streamlabs, quindi aveva ragione Axil che era un problema generale nostro. Di non so che tipo, proprio nella configurazione. Oggi si gioca con l'handicap del tempo. Non so cosa avete fatto, ma adesso mi funziona. Funziona a tutti adesso, Axil. Fatto la magia. Un po' come ha fatto la Juve con Cristiano. Oggi, una cosa inaspettata. Il tema del giorno. Scusateci, ma siamo euforici. Un po' di parte. Infatti oggi non ci arrabbiamo per nulla. No, anche se siamo a un punto dopo tipo 7 partite, una sola patta. Sono troppo contento. Giochiamo proprio così, stiamo perdendo, non ce ne frega niente. Che ce ne frega quando abbiamo Cristiano Ronaldo? Non ce ne frega di Messi, noi ci abbiamo uno. Sarà stato il gol della... Ha segnato la Croazia! Che Croazia, ragazzi! Spettacolo! Quindi stanno 1-1 praticamente. Hai capito? Mi dice stream offline. Cambiamo tutto, che ci frega. Anche perché lui c'ha il pedone isolato. L'importante è che non cambi tu. Axil, ci aggiorni? Come stanno andando? Chi va in finale? La Croazia, l'Inghilterra? Secondo me non conviene cambiare il cavallo. Normale che non conviene. C'è B4. Grande! Abbiamo vinto la partita! È stato anche merito dello stream che si è ripreso. Adesso siamo pronti per risalire tutta la classifica. Dai, il gol della Croazia ci ha dato fiducia anche a noi. Forza scazzati. Croazia, ragazzi, forza. C'è Mario Mandzukic per la Juve di 5. Prendiamo 70° minuto, si andrà ai supplementari secondo me. Ok, qua facciamo questa testa. Croazia, la Croazia sta facendo dura a morire. Sviluppiamo. Ho già visto questa cosa. E le due prendiamo. Abbiamo 3 pezzi sviluppati. Ora cercheremo di far valere questa maggioranza. Comunque vuoi in resta o non resta? Ma secondo me resta. No, secondo me no. Perché che ce l'avete detto a fare a Cristiano Ronaldo benvenuto compagno? Così. Vabbè, per far vedere. Palo della Croazia! Mamma mia, ragazzi. Secondo me non l'ha detto per. Dici? Scusa, uno che fa? Dice benvenuto compagno, quello che se ne va. Qua. Dico il re lo portiamo di qua. Benvenuto compagno, ma. Cioè,
capisci che significa resta anche Higuain? Poi c'è Higuain, Dybala. E perciò io sto dicendo, Costa. Secondo me non lo vendono. A meno che non se ne vuole andare lui. Ma non mi sembra che Higuain se ne vuole andare. Non lo so. Cioè lo stanno dicendo quelli là. Lo stanno dicendo quelli là che devono fare fanda calcio, cioè fanda mercato, ma. Ma. Che se ne dovrebbe andare? Cioè. Non so che dire. Cioè io non ho mai sentito di sapori. No, 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 lui sta bene, ha anche il contratto ancora. Secondo me non se ne va. Guarda qua adesso. Per la genere napoletana non se ne va. Ah, ma sei sottile con Alfilia 7. Sei sottile. Ma piglia la qualità. Eh? Stata simpatica. Yes. Tre punti. Finatura. Vai, dobbiamo vincere. Cambiamo i pezzi. Mi hai dato un altro pezzo. Prima lo prendo. Torre netta in più, ragazzi. E si vola verso la vittoria. Raddoppiando. Con una torre in più si vince. Per chi non lo sapesse. Dai, non farci perdere tempo! Questo pedone non si può mai prendere. Ah, perché lui vuole fare questa cosa. Vabbè, difendo così. Poi gli concedo lo scacco. Che bisetto. Torre verde. Spostiamo la rina in B1. Decido meglio concedere un solo scacco. Però. Vabbè, sì. Andare in B1. In B1 subito. Così mangia i pedoni. Mangia di. No, fai torre di 2. Ah, davvero si vince con una torre in più? Non l'avrei mai detto. Sì. È stata una scoperta recente nel mondo degli scacchi. Infatti, ha provocato un po' di scombussolamenti. Si può dire scombussolamente. Certo. Ma veniamo qua, cerchiamo di non perdere troppo tempo, perché stasera non ho il dito veloce. Facciamo anche H3. Tutto su casa chiara, ragazzi. Questo ce lo mangiamo. Questo viene qua e qua iniziamo a spingere. Di un pezzo in più. Vamos. È partita la streak, ragazzi. Ora sarà più difficile per Silvio far continuare la streak per via dell'avversario, però i brasiliani sono usciti dal mondiale, quindi abbiamo delle chance. Vediamo.
non hai più una torre in più, quindi adesso non vinci. No, vinco perché c'ho ancora i pedoni. I pedoni fanno eccezione. Ti devi aggiornare, Axil, su queste regole nuove degli scacchi. Vedi? Alfiere vero. Infatti ha vinto un pezzo. Se mi forse fa torre 1. No, non c'è nemmeno. Ha perso un pezzo. Il ciuccio, che pure prima ha giocato male con me. Quindi pedone maggiore di torre. Dipende dalla posizione, però. Sì. Può anche succedere. F5. Con un pezzo in più. Cavallo al centro. Mi devi sfottere, eh? Sesta, due pedoni affiancati in sesta valgono più di una torre, cioè la torre da sola non riesce a fermarti. Donna C5. Vale, sì. Beh, donna B6. Capito? Donna per F2, vedi? Perché invece non cavallo? Oh, cavallo. Cavallo per F2, cavallo per G5. Ah, c'è la donna sotto, però. Ho capito, però. Abbandona, caro Victor. Vedi l'idea di donna C5. Scacco. No. Sì, questa. No, questa è la più veloce. Scacco. Mangiamo tutto, mangiamo. Vai, donna di tre. Ragazzi, la vittoria più facile di questa non l'ho vista, questa è. Da tempo. Dai la torre sul cavallo, così siamo tranquilli. Meglio una donna in più a letto o sulla scacchiera? Dipende dalla posizione. Questo è giusto. Però la domanda. La domanda merita dell'emoticon di Silvio. Ecco. Bell'emoticon di Silvio. Di nuovo contro Crypto. Comunque dipende dalla posizione, una battuta vecchia di 100 anni. Eh sì. Ragazzi, lo metto all'ambiente scacchistico. Si ne dicono di tutto e di più. Finalmente abbiamo fatto partire questa streak. Ho fatto partire la streak? Eh sì. Ah, batti questo qua per me, mi ha già rotto le palle prima. Cryptal non può vincere il mondiale e anche batterci allo stesso tempo, quindi dovremmo inventarci qualcosa, ragazzi. Comunque, sono 2300. Come fatti di quello 2300 punti? Non l'ho ancora capito. Eh beh, si è perso il pezzo in apertura. Calo di 5, mamma mia. Ma questa sera, vabbè, giustamente il nostro amico Valio dalla Croazia starà guardando la partita. Quindi immagino ci raggiungerà dopo. Siamo curiosi di sapere le sue emozioni. Speriamo che la Croazia vada avanti, no? Anche per lui. Sì. Ok, qua eccolo. Fare questa. Eccolo, è arrivato, ragazzi. Un benvenuto. Slash. Oh, Slash. C'ha un premove qui. Premove lì. Premove ogni tanto. Mitico Slash. Idea cavallo F1, G3, ragazzi. Cavallo F1, ha perso un tempo perché ha fatto alfiere 7, alfiere C5. Quando si può fare anche alfiere C5 completamente. Non mi ricordo chi la disse questa cosa che dipende dalla posizione. Ce la chiesero a specchi a qualcuno. Beh, sicuramente. Uno scacchista, aspetta. Cavallo H5, la fa prima lui. Complimenti per CR7, grazie. Io ho contribuito materialmente al suo acquisto finanziando con l'abbonamento. Ah, pensate che mi assicuro la maglia.
Alfiere G, la maglia penso che me la comprerò. Peppe, l'amico mio, già se l'è comprata. Alfiere qua, Rigia. Sì, online. Proprio penso, no, allo store a Torino. Ah, è andato a Torino proprio apposta. No, lui sta a Torino, vive là, lavora. Per via di donna per, cavallo per, donna per. Oddio, uno scambio alla fine. Quindi diciamo G4. Alfiere 3. Ho lasciato un bel preso. No, l'ho lasciato lì. Sì, l'ho lasciato lì. No, non l'ho lasciato. No, l'ho lasciato. Però c'è motivo di prendere solo il mercato. Prendo e poi arrotto. Ah no, però aspetta, va bene, fai quello che vuoi fare. Perché ora comunque puoi fare alfiere per C5. Dai, tocca. Perché si attacca la donna e si guadagna il tempo. La dura legge degli scacchi. Perché io in realtà sto cercando di provocarla questa, così mi apro la linea, hai capito? Vuoi farlo fino in fondo, cavallo a cavaccio. No, non lo puoi fare. Non lo puoi fare forse. No, lo puoi fare a fine per i tre. Allora prendiamo e facciamo cavallo a cavaccio. Poi facciamo pure F4. La cavallo F4 è messa. Fermo. Che c'è? Dice vabbè, no, ci stava presa. Vabbè. Vuoi prendere? No, no, ci stava presa in vitella. Quindi forse farà file D5 però. Voglio buttare la file in vitrino. Ah, così si lascia il pedone. Se te ne dire che fa? C'è scacco. Poi è più. Non succede niente. Mamma mia, che Silvio difensivista, ragazzi. Il Silvio dei bei tempi proprio. Ok, ora mi sto perdendo qualcosa. Ah sì, c'è donna per F2 scarpe e poi mi ricordo. E vabbè, però. Però così. Comunque si è preso. Dai, via da torno, però. In effetti non è che io ho venuto chissà quanto. Si è preso due pedoni, però li deve mantenere. I pezzi sono tutti slegati. Comincia a prendere il G7. Poi ne 5. Forse, no, devo prendere. No, andiamo qua, va. Scacchiamo. Oh. Chia. Sto imbroglione. Ci ha fatto questo. Vabbè, persa. Addio, stick. Peccato. Fregata. Come procede la partita, ragazzi? Aggiornateci, mo penso siamo al 90esimo, no? Non vorrei portare seccia alla Croazia, ma mi aspetto più una vittoria dell'Inghilterra, sai? Vedo questa finale Francia-Inghilterra tipo guerra, tipo guerra dei cent'anni. Guerra dei cent'anni, bravo. Proprio da un punto di vista storico. La rivincita dopo tanti anni. Eh sì. Però dopo Giovanna d'Arco. La Croazia comunque è la Croazia. Cioè, io dall'inizio ho sempre detto, per me la Croazia è una bella squadra, faccio il tifo per la Croazia, quindi ci credo fino in fondo.
Era Spassky che lo disse, ho cercato, mamma mia, che Axil, cerca pure sti fatti incredibili. Sì, vogliamo attaccare, vogliamo aspettare che... non lo so, se te ne scappi. Come prende? Gli alfieri. Ok, ha un senso. Però io lo vedo in mezzo alla mystery. Non so tu. Beh sì, sicuramente non sta benissimo. Soprattutto dopo Don Torre F1. Non ci credo. Minacci matto? No. Non è matto. Minaccio tutto. Beh, spingi, promuovi. Fai prima una scacco però. Precise. Se sposta all'alfiere scacco. E allora? E allora, che cosa diciamo qui? Cosa stiamo dicendo? Le danze stanno gelando, sembra Thor, ma sul palco corre salto. Decathlon, se mi metto a poltrire mi incastrano le difese di un Sire, non bastano. Con chi è nato al PC fa la fine di Kasparov. No, credo di essermi perso. Torre F7, ragazzi, ma è Kasparov all'improvviso? Attenzione, c'è una minaccia di... Cazzo, mi sono esaltato senza niente. Senza motivo. Scacco. Scacco è buono. Check! 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 Stick! H4, A4, così scappiamo. E poi ti mangi la donna. Ah, non si può fare. Perché? Perché fa scacco in B3, c'ha almeno il perfetto. Vediamoci il gamma fa. È stato bello per il pubblico. E caparezza. È stato bello. Torre F1. Ah, perdiamo proprio. Ma come? Perché scappa. Ah, ma. Fammi capire. Stiamo cazzeggiando. Tra l'altro Kasparov, un tale Kasparov, pure primo nella classifica. Qua forse subito torre F1. Ho capito, però forse a questo punto è sbagliata torre F7. Qua bisogna fare re C1. Mamma mia. Sì. Questo pedone è zitto. Giochiamo. Però in effetti non avreste perso. E ora giochiamo con Cow e Boy. Prima con la mucca e poi col ragazzo. Nessuno gioca più la spagnola. No, si fa questa. Brivido. Donna F3. Donna per. Oppure prendiamo. Donna per F3. Donna per F3 prima. Coppia degli alfieri. Ce la stipiamo? Cambia. È bello come finale da giocare questo. Vediamo che ne esce. Ok, io voglio giocare su questa debolezza qua.
se riusciamo pure a sistemarci la problematica. Ciber. No, mo prende sta torre di Ciber. Allora. Calda tutto. Calda di Ci infiliamo, tipo dribbling. Eh? F3 più forza. F3, scusa. Forza. Voglio mangiare questo. Quello è comunque una debolezza. Mi piace. Eh? Dici la verità. Uh-huh. Così mi mangio due pedoni. Finita 1-1 e si va ai supplementari, ragazzi. Mamma. E secondo me si andrà anche ai rigori. Qui lo dico e qui lo nego. Tu ti sei preso il pedone nei tre, che forse non è decisivo come quello in H2. Ma così gli leggo il re, però. Però il cavallo è più attivo. No, beh, è meglio in E3 per un altro motivo. F3. Mi mangia qua. Tu prendi G5. No. In F4. Beh, però. Oddio, posso anche fare spinte, no? Sì. Vabbè, quindi cavallo D5 pure interessante. Cavallo D5, me gusta. Per evitare proprio qualsiasi tipo di problema. Tanto questo pedone sta là, nessuno lo tocca. Sì. Lasciamo questo, però lui ci dà questo. Da dopo nel caso. Comunque fai cavallo C3 se fa vicino. Sì. Diciamo qua il problema si è risolto. Sì, definitivamente per giù. Ti sei uscito con due pedoni in più. Finale di cavallo. Diamo il nostro addio a Cow and Boy, prima l'uno e poi l'altro. Alla Corea, che uscirà pure da fuori dal mondiale. Sono... Ah no, vabbè, è difeso. Quindi mi stavo semplicemente preoccupando del nulla. Si spinge. Spinge. Che spingiamo? No, si spinge sempre il candidato, ragazzi. Il pedone è candidato. Regima. No, glielo voglio dare. Va bene. La prossima era matta. Forza ragazzi! Dobbiamo recuperare un po' di punti, dai, prima che viene Maria, sennò facciamo una brutta figura. Ragazzi, non. Ragazzi, non preoccupare. Giorgio Maria non è primo. Maria sta arrivando. Inglese simmetrica.
dobbiamo fare una difesa croata contro l'apertura inglese. Questa è la difesa croata. Come desideri. La chiameremo così. La difesa Mandzukic. O meglio l'attacco Mandzukic. Attacco Mandzukic. È bella pure come variante. Tu che giochi contro l'inglese? No, io gioco l'attacco Mandzukic. E poi chi ha segnato per la Croazia? Questo non l'abbiamo detto, ragazzi. Infatti. Mi dice un po' di informazioni. Il folletto. Chi ha segnato? Luca. Luca Modric. Però si è segnato troppo, ragazzi. Non può segnare così. Che è un giocatore. Centrocampista. Che giocatore Modric. Cosa non ti convinci? No, giusto per vedere se c'è qualcosa. Se c'è qualcosa. Ma un'idea tipo alfiere D6, alfiere B8? No. Donna D6. Alfiere D6. Piano piano. Non è grato. Non gratis. Però alfiere B8, no, non ti piace questa idea di alfiere B8. Cosa non si fa per un pezzo, ragazzi? Qui mi aspetto torre per F6, alfiere per D4 e quindi niente, ha perso semplicemente cavallo verso. Che coppia degli alfieri, mamma mia, uno spettacolo. Donna D7, no, non si può fare. E si vince, ragazzi, si vince, si risale la classifica di nuovo contro il Brasil. Ma allora sei uscito dal mondiale. O Brasil do Neymar. E poi è il numero 12 del tabellone questo. Onei. Ah, non se lo prende. Solo velocità. Solo un breaker. Vediamo dove va. Curru curru aglio. Curru curru aglio. Oh oh oh. Come la vedi? Inutile. Inutile. Aspettiamo così. Vabbè, sviluppiamo l'alfiere. Tutti i nostri pezzi stanno tutti di qua. Quindi qualcosa di buono può sempre succedere. Centralizziamo, continuiamo a centralizzare. Bene.
cavallo pure. Quella volevo giocare da almeno 5-6 mosse, però... Perché non la fai? Perché alfiere è C3. Per il matto. E ci si va così, concedendo all'avversario ciò che lui vuole. Donna per E7, devo fare donna per E7. Ah no, donna per F7, vai, torre per E7. Torre per E7. Ma cazzo ha fatto? Ha perso. Ma che ciuccio! Ti ho detto che bisogna andare per il matto. Ah, il ciuccio! Forza ragazzi, si vola 36esimi. Dai Silvio, dai, dai. Contro Kessir. Voi ragazzi ovviamente aggiornateci, perché siamo curiosi, siamo curiosi. Piaciuto? Sì, però ha sbagliato lui, cioè. Donna per E7, unica mossa. In 2003 non vedo donna E7. Ma chissà come c'è l'acqua il 2003, c'è una che solo. Devo mettere il cavallo qua. E c'è la colonna, signori. Ovviamente ragazzi, vi ricordo come sempre, se vi piace quello che state vedendo, sosteneteci, seguiteci, anche perché abbiamo messo il bicchiere questa sera, forza ragazzi, fill the jar, riempite il bicchierone, la giara. Bicchierozzo, l'invito. Bicchierozzo mi piace, più semplice. Cavallo 7. Ricordo che ragazzi mi ha... No. Almeno provo a rompere le palle. Ecco Maria! Maria? Ok, diavolo. Ma che cazzo faccio? Metto il cavallo in brisa, ragazzi. No, ragazzi, no. Non va bene così. Va bene, non va bene proprio.
tutti i cavalli in presa io. Lasci i cavalli in presa. Va bene proprio questa cosa. Gli animalisti non saranno contenti. Ah, la solita battuta degli scacchi. Sui cavalli. Abbiamo perso il pedone. No. Abbiamo guadagnato un pezzo. Nemmeno. No, non penso. Ma abbiamo. Oppure aspetta. Abbiamo un pezzo in meno. Credo che ci cinque. Abbiamo un pezzo in meno, sì. Quello sì. Quello non te lo posso fare. Come ne abbiamo uno? Perché questa? Volevo fare a filo G7, mannaggia il mouse. Ah. Vabbè, è persa così. Non lo abbandoniamo, facciamo prima a giocarne un altro. Guadagniamo un pedone, mamma mia, che ci vuole guadagnare un pedone. Posizione vantaggiosa. Questo finale, che non è una cosa semplice, però confidiamo nelle nostre possibilità. Ok, ta da da da, l'abbiamo fatta. Ora sicuramente abbiamo Maria con noi. Buonasera, siamo in diretta. Ah, visto che mi trovo ad appendere anche qualcosa. Ciao Maria. Sì, ciao Silvia, come stai? Sto bene. Bene, bene, grazie. Allora, Anch'io. Xille ti saluta. Chi? Xille. Ah, ciao. Come stai? Nostro grande follower. Strada lunga. Anche Slash. Ah, ciao Slash, come va? Eccoci qua, acqua fresca. Abbiamo preso il microfono nuovo, hai visto? Ah, bello.
fatto un piccolo miglioramento. Aspetta, un attimo che passo. Tra l'altro quella l'ultima volta anche la webcam è cambiata. Sì, la webcam. Nel frattempo stiamo alle prese con questa Arena Kings che è sempre più difficile. Però dopo una partenza un po' a rilento ci siamo ripresi. Quello alla fine in questo tipo di torneo arena abbiamo capito che più che fare tante partite è importante fare le vittorie consecutive, perché ogni partita che tu vinci, cioè ad esempio vinci una partita da un punto, ne vinci 2-2, 3-3, sì. Quindi se vinci 7 partite di fila, poi per la settima vittoria ti dà 7 punti. Quindi premia molto le vittorie consecutive. Infatti molto spesso chi vince fa poche partite però le vince tutte. O comunque ne perde pochissime. Ok, bene. Approfitto per condividere anche un po' su. Vi dirò. Come potete notare ho anche la maglietta follemente scacchista. Giochi quindi anche dietro. Grande Maria. Ufficiale, follemente anche lei. Bene, come questa adesso. Maglietta? No, veramente bella. Sì, bella, la consiglio a tutti, veramente. Bella frescante. E sì, chiaramente, sì. Come stavamo dicendo anche nelle altre dirette, questa è più appunto per l'estate, perché sì. Poi stiamo già progettando, perché noi non ci fermiamo mai, ragazzi, non ci fermiamo mai. Per la terza folle. Per l'inverno stiamo già progettando le fette. Ah, quindi no, ragazzi, veramente... qua si produce. Bene, bene. Ti taggo pure sugli istruttori. Siamo pronti. Dopo ne vedremo delle belle, perché siamo successi TV e quindi dovremo parlare in inglese. Internazionale. Italiano, inglese, un po' di tutto. Bene, bene, ci proviamo. Ci manca Salvatore Scalera per questo. Salvatore. Vabbè, però non è conosciuto con Giacomo l'altra volta. Non c'era niente di. Giacomo. Salutiamo Gallina. Salutiamo Giacomo. Un campione dentro e fuori la scacchiera. Più fuori. Anche in generale. Fuori in generale. Sì, lui veramente. Anche troppo folle anche per noi. Ma no, simpaticissimo, ragazzi. No, davvero. Poi ci devi raccontare come andrà a finire con la chitarra. Sì, ragazzi, vi devo far vedere il video. C'è un video. Ah, c'è il video, c'è il video, ragazzi. Registrato, insomma. Lui che suona. Si suonava la chitarra e cantava Oi Marie. Spieghiamo per i nostri amici che magari non stanno seguendo un po' tutta la situazione. Che è successo? Praticamente siamo stati martedì. Lunedì con cioè esatto. Martedì fondamentalmente era sì, il mio compleanno vero e proprio martedì, quindi lunedì abbiamo festeggiato a cavallo della mezzanotte sì. E il compleanno di Maria quindi sì. Mi raccomando tutti quanti gli auguri a Maria innanzitutto la cosa importantissima sì. E tra gli invitati c'era appunto questo ragazzo molto simpatico Giacomo che ha animato la serata ed è stato molto balli, simpatico canti. Balli, canti, tutto un artista a tutto tondo diciamo sì. Un po' improvvisato o meno insomma ma artista a tutto tondo sì, sicuramente davvero. E poi ovviamente c'erano i follementi scacchisti. C'eravamo anche noi, c'è stato appunto il regalo anche della maglietta. Sì, sì, esatto, questo in realtà è un loro regalo che veramente ho apprezzato tantissimo. Eh no, ci vuole. Maria ormai fa parte della famiglia dei folli. E quindi niente, ci siamo divertiti. Sottofondo hard rock, sottofondo movimentato. Il tributo dei Queen. E quindi...
Abbiamo cantato, abbiamo mangiato, strada. Abbiamo bevuto. Sì. Io il giorno dopo non sono andato a lavoro. Non sono andata. Ma l'avevi già preventivato? No, l'ho deciso da per là, ho detto, perché mi sono svegliato alle 7. Ho detto, vabbè, mo vado. Poi ho guardato un'altra volta l'orologio. No, non ce la faccio. Come l'ho sposato, mi dava un messaggio per dire che non la stavo. Buona, buona, buona. Sera siete ritornati a casa, cioè... Alla fine, guarda, io sono arrivato a casa alle 2:30, che poi mentre siamo tornati ho accompagnato lui, certo. Comunque si è fatto un po' più tardi. E quindi poi mi sono svegliato alle 7, ho detto, mi hanno dato giusto il messaggio in reparto per dire che non sarei andato, mi sono riaddormentato e mi sono svegliato alle 10:30, quindi ero proprio un'altra persona, contentissimo di essere andato al lavoro oggi. Molto piace a te. No, Silvio continua. Con 20 secondi da 15, con 40 secondi di vantaggio. Silvio, che è un noto giocatore anche sul tempo, insomma, mouse veloce, sì, sì. Dito veloce, speedy. Fissa la debolezza. Nel frattempo, fine del primo tempo supplementare, perché stanno giocando giustamente Croazia e Inghilterra per la semifinale della Coppa del Mondo. Quali sono i vostri pronostici? Guarda, come dicevo prima Silvio, secondo me la finale sarà Francia-Inghilterra, però io faccio il tifo per la Croazia, perché mi sta molto simpatica come squadra, già all'inizio del mondiale, insomma, avevo questa preferenza. E scacco. Non ci sì. Mossi illegali. Scacco e vinci il finale? Sì, infatti vinto, sì. Abbastanza chiaramente vinto. Forse. Sì, sì. No. Per un tempo, ragazzi. O no? Boh. Un pedone, sì. Ah no, c'è chi scacco nel casello. Non ci credo. Vediamo di non guarda perdere. Guarda questo. Che era vinta, ma no, ti rendi conto? Stiamo per perdere, Silvio. Ti sei rilassato, Silvio. Mannaggia a te. Mamma mia, vabbè, peccato. Grazie, Maria. Tocca a te. Ah, io? Eh sì. Caspita, proprio. Avvicina. Francesa. Variante di spinta. Sì, prendiamo questa con la 3. Nel frattempo riempio i bicchieri d'acqua. Sì, ci serve. Con questi giocatori al mio fianco è il massimo che posso fare, ragazzi. Ha perso il portiere per 40 giorni di stop. Si è infortunato Meret subito dopo l'acquisto. Che sei? Allora, devo essere rapida. Qua purtroppo 3 minuti senza incremento è un po' antipatica. Cioè il pedone 5 in pre. Sì, no, questa. È teorica. Sì. Non mi ricordo se no. È interessante come variante, perché il bianco, diciamo, dà questi due pedoni in cambio dello sviluppo, perché poi su donna per torre 1 il bianco comunque guadagna un altro tempo di sviluppo, mette la torre su una colonna semiaperta di fronte a regina e re. Quindi è interessante. Lui ci pensa. Nostro amico dalla Polonia, penso. Sì, la Polonia. Ok, non l'ha catturato. Torre 1.
sviluppiamo. A causa dell'inchiodatura. Qua penso lui faccia cavallo 7 magari. Ha spostato la torre. E adesso mi lascia B4, penso. B4. Vediamo questa magia. Lo sviluppiamo. Torre C1 senza timore. Ma Maria è aggressiva, ragazzi. Allora. Ok, se sta bene qua. Ok, proviamo ad essere un po' più aggressivi. G4. Interessante comunque. Io ho paura. Sì, sta pensando. Poi con questa musica bisogna attaccare per forza. È una musica che dà molta energia. Allora, 4. Poi penso che si può provare anche H4, H5. Fai il stesso tutto. Oppure anche spostare e provare a fare il più vado. Ora sono andato questa. Facciamo le bombe qua. Premo un po' di ok. Perisic ci ha segnato la Croazia. Oggi non ci posso credere. Dai ragazzi, forza così. Ok, facciamo le G2, anche se devo stare attento a non beccarmi. Continuiamo così là. Vai, facciamo così. Andiamo per il matto. Ci proviamo. Devo aspettare un po'. Non farò mai più male. Manzo che ci ha segnato. Aspetta qua. Per perso. Va bene, non ti preoccupare. Purtroppo peccato. Vabbè, la parte donna C2 sì, che c'era sì, l'attacco sì. Doppio sull'alfiere e, su, e la minaccia di matto. Sì, donna C2 ma un pezzo. Poi vabbè, diciamo un po' il tempo che come al solito è tiranno. Facciamo il D6. Facciamo Perisic, giocatore dell'Inter. Cambiamo tutto. Facciamo così. E facciamo così. Abbiamo preso nel 2321. Sì. Io penso a cambiare i pezzi e a giocare il finale. Raddoppiamo prima.
Maria mi hai mai giocato contro Arnetta in torneo? Maria mi hai giocato contro Arnetta in torneo? Arnetta chi? Maria Teresa? Ma sì, andiamo aggressivi. Vediamo se riusciamo a fare questo pedone isolato. E l'abbiamo fatto. Sì, sì, ho giocato diverse partite contro Alessandra. Stasera sarebbe Maria Teresa, però viene chiamata Alessandra. Tutti i finali di cavallo. Cavallo e pedone. Ok, appena perso un pedone? Ah no, fa scacco. Tu la conosci? Vabbè, però facciamo questo e poi cambiamo. D5, non C5. C5 non D5. È fatto però. C'è un minuto. D5 non batte. C'è un D5. Io mi fido di Silvia. Cioè, ti togli il pedone di sopra. Muove, forse. Non so. È facile. Vabbè, forse per spingere, però. Vediamo. Sì, la conosco, la incontro spesso a vari tornei qui in Sicilia. Sì, anche io la conosco bene. Ah, ok, abbiamo 5. Fatto tanti tornei insieme, in giro per l'Italia, no, soprattutto. Sì. A 6 ci sei. Non subito, prova a vedere i miei pedoni di re. I pedoni di re. Come muove lui muovo io. Devo solo copiare. In realtà forse. Vedi. Così mi frega. Perché scusa, le fai re 5, cosa ti frega? Re 5. Sì, non puoi mai fare C4 per fare re 4. Cosa? Se vuoi spendere dei tempi. Qua devo copiare. Sì. Devo solo copiarlo. Era un blocco. Re di 5? Peccato per il tempo. Perché il problema è che le minacce sono più per il tempo. Faccio Rec 5 dopo la presa. Sì. Minaccia. No. Sbagliato. No, aspetta, Re di 5. Se prende Re per C6, però comunque andiamo in zona svanca. Perché lui ci blocca e non possiamo rientrare. Ah! Peccato. Comunque di 5 è fatto. Sì, perché vabbè, C5 era più forse a chiudere la posizione, però anche qua forse l'unica cosa a cui bisognava stare attenti era chiaramente questa spinta, cioè qua non devo fare questa, ma devo semplicemente prendere e poi giocare così. Così si vince. Che dobbiamo fare? Salami. Vai Silvia. Ultima mezz'ora, visto che l'avversario è 1500, cerchiamo di distrarre un po' Silvio, se no è troppo facile. Nel frattempo vediamo. No, mi sto facendo fare un'ottima di sera, ragazzi. Incredibile. Vabbè. C'è Alexander. Sta disperando, sono sicuro. No, in testa alla classifica, sto vedendo un po'. Vedi, alla fine l'americano. Lui ha fatto 11 partite. Guarda là, ci sta riprovando. E sta facendo 11 su 11. Perché se metti il ha fatto, no, vabbè, 18 e mezzo su 22, però ha fatto 11 vittorie consecutive. Quindi ogni vittoria gli vale 11 punti. Anche il nostro avversario di prima era terzo assoluto, pensa un po'. Poi c'è sempre Georg Mayer tra i primi. Vabbè. Questa sera invece anche Francesco non c'era. Credo di no, almeno non sono. Cioè non ho letto nulla a proposito di Francesco Rambaldi. Comunque questo ragazzo indiano 1500, c'ha 24 punti, noi ne abbiamo 21, quindi sta più avanti rispetto a noi. Silvio col brivido che concede anche il matto affogato. Per il pubblico, sempre per il pubblico.
peccato prima, effettivamente si poteva dare il pedone e giocare che era Re C6 sì, e poi Re B5. Allora, sempre per l'idea di distrarre Silvio, diciamo che dimmi, perché so che è un argomento che insomma gli sta molto a cuore. Tira. E tira. Ah. Anche se avevamo promesso di non mettere non parlare, in mezzo questa sera proprio per rispetto a Maria, perché magari capito già fastidio. Vogliono parlare dell'acquisto della Juventus. Ma di un acquisto a caso di Mattia Perin che oggi è stato presente. Mattia Perin che oggi ha fatto l'intervista. Ma tu stai presentando. No, allora Maria, abbiamo il tuo parere. Siete felici? Noi siamo. Dico che anche mia sorella è felice perché dice se andrà a venire Napoli Juventus. Si vede un bel ragazzo, diciamo. Giustamente, sì, torre per matto, sì. No, diciamo fa bene a tutto il movimento, certo. Scacchistico anche, vabbè, per, calcistico. Grazie. Anche sì, avete sentito che appunto gli operai della Fiat hanno protestato. Ma io non ci credo in questa cosa. Non ci credi? Secondo te? Lo so. Ma perché tu dici il fatto che parte dello stipendio viene pagato dal gruppo FCA? Sì, magari ci sono delle persone che sono in cassa di integrazione, forse. Vabbè, ovviamente. Vabbè, tipo schiaffa la miseria, sono, diciamo. Sì, ovviamente. Stiamo giocando col primo in classifica in tutto ciò, No, Kasparov 50. Abbiamo già bevuto. C'avevi anche scatto. 57.349. Beh, il primo in classifica. Con 2040 non si sa come fa a essere primo in classifica. Dobbiamo vedere ci come sarà qualcuno che gioca con lui, evidentemente. Come l'unica speranza è che se ne vada in giro con l'Avo, Cristiano. Che lo porta sulla cattiva no, strada. Ma in realtà io so che Cristiano Ronaldo, a differenza degli altri vari giocatori, è proprio il classico ragazzo, cioè va a farsi l'allenamento, torna a casa, mangia leggero, a dormire presto. Cioè, perciò rispetta... si mantiene, rispetta, è molto ligio alla... Oh, è vero, giochiamo contro Gaspar. Guarda, poi uno che si allena più degli altri, sta sempre in prima linea, veramente. Cioè, sei un campione perché veramente. Il giocatore più forte al mondo. Ci sarà un motivo. E dicono anche con suo figlio. È così. È così, anche suo figlio si allena insieme a lui. Non sta già crescendo come mini Ronaldo. Sì. Sì, da quel punto di vista è molto metodico, anche Slash conferma. Slash sa tutto di calcio. Ma Slash tra poco saprà tutto anche. Si butta pure nella vasca piena di ghiaccio. Ah, dopo le partite, sì. Oh, per ma... velocizzare. Che c'ha dato un pezzo? C'è matto, c'è qualcosa. Ma dice questo. Prima in classifica. No, gli ho pure fermato la streak, gli ho fermato la streak. Gli è costata molto questa. Oh lì. Mamma mia! Vai, continuiamo. Questo lo togliamo. Che è fermato la streak. Ah beh, il promemoria. Ma magari ho fatto vincere il torneo all'Inderman. Ma è finito il torneo? No, mancano 27 minuti. Vedi, ma sì, sì. Vai. Contro Daniil, un mio omonimo russo. Daniil 2000. Sta lì. Ma Neidorf. Ah, questo mouse è scattante. Sì, se vuoi. No, ci proviamo. Preferisci? L'unica cosa forse è un po' grande. Come al solito ragazzi, io vi ricordo, se vi piace quello che state vedendo, anche in modo particolare con la presenza di Maria, perché io e Silvio che siamo tanto belli. Cliccate quel tasto follow in alto a destra col cuore. Forza, ma è la più bella delle emoticon di Silvio. E poi in particolare, appunto, chi ha la possibilità si abboni proprio al canale o con l'account Amazon Prime, quindi in maniera gratuita, oppure con la sottoscrizione classica, in modo tale da avere le emoticon di Silvio, sostenere in maniera diretta il nostro canale. Mamma di Peppe. Può passare il telefono? Vieni.
scusa. No, di niente, scusa. È da tempo che è sempre di alto. Torre B1. Pronto? Sì. Forse ce l'ho salvato, anche se è difficile. Vabbè, sarà sicuramente un falso. Allora. Falso sì. E secondo me sta a vedere la partita, non mi sento. Allora. Ah, ok. No, comunque non ce l'ho, magari. No. Magari gli mando pure io un messaggio su WhatsApp. Va bene? Ok, non ti preoccupare. Ciao, ciao, ciao. Finita, la Croazia in finale, ragazzi. Ah, quindi è passata la Croazia. La Croazia. Ottimo così, sarà contento il nostro amico anche Value Director che ci ha seguito la volta scorsa alla Croazia. Ok. Gioia, la volevo giocare vincente all'inizio del campionato perché è davvero la squadra più forte, e anche a me Slash piace molto la Croazia, ma vediamo, comunque la Francia ce l'ha i numeri. Ti volevo solo aiutare, però sai. Sì, gli parte il mouse ogni tanto. 5 minuti, 5 secondi là. Cioè, quel brivido così. Andare. Vabbè, dai. Però era vinta comunque. Peccato.
purtroppo almeno questa è la questione, quando c'è quell'incremento almeno col 3 più 2 questi uno riesce secchi. Più con 3 minuti secchi comunque non volevo giocare vincente all'inizio del campionato la perché Croazia. È davvero la squadra più forte, non l'ho giocato, ho detto ma figurati. Adesso possiamo fare a 3 ah proprio se magari avete giocato qualche partita blitz durante il mio compleanno. Sì, abbiamo fatto una partita a cosa? Ah, siete anche voi, quindi è la tentazione. Dentro casa. Dovete sapere che c'era una scacchiera tentatrice che insomma ammoniva. Poi era bella, tutta apparecchiata con l'orologio, il DGT 3000. Aggressivi. Come ha fatto Maria prima, il G4, ah, mi sì. È piaciuto. Cavallo H5 interessante, perché magari non fa, se mi pare un piede. Poi ci dà un pezzo intero, noi ce lo prendiamo. Balancià. Brian. Vediamo cavallo sì. H5. Un raptus di follia. No. No, impresa no. Possiamo se sente bene. Sì, forse cadere perché tanto potremmo minacciare per il G8. Se andiamo via capitoleranno il G4, invece sì. Mi piace, ok, abbiamo tutto, va bene. Senza pietà, c'è anche scacco. Spostalo a fine. Prendiamo il pedone, ma sì. Minacciamo un bel doppio. Ma diciamo che la posizione è abbastanza vinta. Prendiamo pure qua, così possiamo fare il doppio. Possiamo raccontare anche possiamo fare qualsiasi prossima. Cosa. Regali. È Natale ragazzi, è Natale. Mangiamo tutto. Mm. 17 minuti dalla fine. Purtroppo. Che? Purtroppo che cosa? Solo cinquantesimi. Potevamo fare. Ah, ma che 17 minuti, vediamo quando avete sotto fango qui. Vediamo qua. Silvio sta carico. Vuole fare tipo. Ma io gioco un grande maestro. Ah, vuoi giocare un grande maestro. Troppo. Magari io vuoi ci esce la sfida. Ah cioè. Chi avete beccato di forte finora? Allora abbiamo giocato con quel grande maestro turco che si chiama Last Samurai su chess.com. Lui è. Al Marandi Marandi. C'era pure lui tipo 19-20 anni. Poi abbiamo giocato con Giorgio Maier, con la Kosteniuk, poi con quel GM americano pure si chiama The Count là. Nick. Lui non mi ricordo come si chiama, però fa un sacco di stream pure per chess.com. No, sono capitati diversi. Questa poi è anche la parte bella dell'Arena Games. Certo, cioè, comunque giocare anche con giochi con i GM, i top. È simpatico. Poi comunque qualche piccola soddisfazione ce la siamo tolta con
con anche maestri fide, maestri diversi 2004. Una patta abbiamo fatto pure un maestro internazionale, se non sbaglio. No, forse no. Sì, mi sembra che vi faccio dei risultati interessanti. Dopo si può fare. Anche la partita della costena quella è stata simpatica. Là l'ho messa in crisi. Sono stato pure un po' fortunato. Però ci ha dovuto pensare, dai, almeno certo. Questo. Tra 15 minuti siamo successi TV, Maria. Sì. Sei pronta? Per voi ormai la quante volte siete stati successi TV? Ormai stiamo diventando dei veterani. Abbiamo prenotato anche sabato. Quindi questa è la quarta volta? Penso sì, la terza, la quarta penso volta la forse. Quarta volta. Forse la quarta, ok. Errori clamorosi? Che è successo? Che ci sta? Così. Ai ai ai! Mucho mucho dolore. Una ragazza in stream ha aumentato il pubblico medio del 400%. Ci vediamo a frappè. Buonasera comunque. Buonasera a te. Buonasera. Ah, perché no? Follower abbiamo, scusa. Stiamo a 141. Effettivamente potremmo mettere anche qua. Cose si complicano e ci aggiorna su tutta la cosa. Prendiamo un po' di materiale per la mamma. Che Silvia, ragazzi. Però le cose si fanno comunque due. Vabbè dai, c'hai due torri e mille pedoni per donna e cavallo. Una volta avete soppiantato Nakamura, successo di Boo. Ah, è vero, lo sai questo fatto? Ah, voi l'avete soppiantato? No, perché praticamente c'era Hikaru in streaming. Noi avevamo prenotato la diretta. Certo. Quindi era tipo dalle 4 alle 5. E c'era Hikaru che stava giocando, allora giustamente ha soppiantato. Ok, quindi mentre stavate voi, poi insomma dopo... No, dovevamo avere noi, avevamo il nostro spazio prenotato alle 4 alle 5 ad esempio, no? E alle tipo 4 meno 10 si collega lui e inizia a giocare. Sì. E quindi partono con la sua diretta, certo. Successo di lui, giustamente. E dopo un po', ad un certo punto c'erano tutte le persone che seguivano lui. Caro. Hanno tolto i carro per mettere noi perché giustamente lo spazio era prenotato e in chat tutti che si sono lamentati vogliamo i carro, che dobbiamo fare con questo scarso. Però infatti poi pure Sam mi ha contattato sì. Su Slack, ha detto no vabbè, mi dispiace che state voi prenotati, abbiamo messo i carro, comunque poi vi abbiamo rimesso subito. Perché c'era stato un momento in cui non, si erano persi la nostra prenotazione, diciamo, questo era stato il concetto. Capito. Però è stato simpatico perché sì, poi in chat tutti quanti tutto il pubblico dire ma che volevi, stai caro, vogliamo vedere Ma l'avete visto quel video dove Hikaru canta? Mamma mia, A me me l'hanno fatto vedere alcune persone perché io sinceramente non l'avevo visto. No, è simpatico, sì. Hanno fatto pure la clip, penso, su infatti su hanno video. Fatto queste clip che gioca con la Botez e la Rudolph. Sì. Che è incredibile, perché lui appunto gioca, canta, sì. Analizza, Silvio si fa fare i doppi e vince per il tempo, tutto a posto. E quindi, no, era simpatico, perché poi mentre cantava... IM, Forza Maria. Caspita. 2006. Nel 2006 effettivamente. 2006. Calò il silenzio. Si sfida con il secondo in classifica. Allora, facciamo così.
non ti distrarre, vai, vai. No, ah, è il mio telefono forse. Ok. Allora, vediamo un po'. Questo è trattamento che gli serve una signora. IM una signorina. Murma. Una volta. Slash, vediamo, vediamo. Slash sta esultando per la Croazia, è andato a fare la sfilata nel paese, secondo me. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di simpatico. Cavallo torna indietro e poi già mi immagino una torre per F3. Come vecchi tempi, ah, come vecchi tempi. Beh, vecchi tempi. Ho vinto la partita con Nino Grasso così. Sacrificio di qualità. Sì. Sto cercando le cartine per tutta casa. Le cartine. Ma H6. Comunque. Ci sono i nostri amici di Portici. Chi? Antonio Santoro. Antonio Santoro. Secondo me si collegano più tardi perché sanno che facciamo l'Arena Kings e quindi magari. Ok, mo prendiamo e poi spingiamo. Ma devi prendere, che fai? Però forse non ne vado per i quattro. Madonna G6, idea cavallo H5, donna qua si può fare, fare F5, F5 antipatica. Uffa, gliel'ho fatto fare con guadagno di tempo. Ah, però questa... Ah, anche Ettore ha commentato, bel finalino tecnico, sa. Sì, che tu, io poi, sì, poi sì, perdo tipo per... Vabbè, torniamo indietro. Cavallo F5, cavallo E7. Tu dici che sacrifica? No, non è una sacrifica.
c'è il materiale per farlo. Andiamo su. Slash, ma non si fuma. Non devi fumare queste cartine, mannaggia, mannaggia. Poi non fumando automaticamente aumenti il tuo punteggio elo, perché di noi tre nessuno fuma. Esatto. Vedi? Il nostro punteggio elo è più alto e più importante. Non fumare. Tutto lì. Nello sport. Mm-hmm. Bisogna fumare. Non ha più senso, lo fare. Che sta succedendo? Sto perdendo qualcosa. Più che altro la musica, riviste da te. Ah, che mi sto addormentando. Vabbè, un po' relax, no? Così bello e buono. Stiamo per finire. Stiamo per finire il torneo, ci sta, dai. Facciamo questa. Facciamo questa. Si può fare. Noi sì. Donna F3. Allora, prendiamo. Allora questo non si può fare. Cavallo per quattro, donna F3. Cavallo F6. No, e prende qua così. Su cavallo per. Certo. Ah, già, non è ancora più. Vabbè. Ah, scusa, Torre Vera 2 funziona? Torre Vera 2. Bravo, Mari. Bello e buono. Sì. Ricordate l'altra volta da scacchiere, eh? Entriamo sulla di donna. Cosa mi faccia? Sono la di serie. Affidare a casa di forza, no? Sì, non mi faccio affidare a casa di forza. Presa, presa. La mandiamo qua. Ma forse possiamo anche dare... Affidare a casa di Torre Vera 5, Affidare a casa di Torre Vera 7. Donna Vera. Donna Vera. Adesso dobbiamo prendere qua e minacciare un matto distratto. Jostim. Ragazzi, mi raccomando, tra poco Successo TV si gioca con tutti, si gioca. Aiuto, scacco. Prova risorse, è difficile qua, c'è niente. Beh, il maestro internazionale sta vincendo, dall'Azerbaigian, più avanti anche di Lenderman. Vai Silvio. Ah, di nuovo con il... Che cosa vuoi condividere? Questa qui, giusto? Questo qui? Ma per condividere il link, il link. Puoi condividere lo stesso da WhatsApp. Ah, quello lì che già sì, quello è lo stesso. WhatsApp. Vediamo come se la cava contro Silvio, l'amico tedesco di prima, che si è rubato un finale perso praticamente. Ultimo minuto, Silvio, se stai perdendo, non muove. Perché poi le annulla le partite, chiaramente. Silvio apre un matto magico. Abbastanza scemo. Ah, pensavo che c'erano ancora i B. Reggi 2, vedi la profilassi. Mamma, ti salva. Mi salva sempre. Mi salvo, mi salvo. Vabbè. Fatta. Perché ho fatto male? Perché così ha fatto un punto in più nella classifica. Pure noi.
Va bene ragazzi, abbiamo concluso 50esimi più precisi proprio su 350. Siamo già schifo ancora, no? Come mi quando da questo minuto tecnicamente. Quanti punti abbiamo fatto? 32. Ci mancavano altri 50 punti per essere. Siamo silenzioso giusto per non. 40 punti per essere. Ok. Qua ci sta un cinesino che. Vediamo ancora. Con la felpa di cesso bravo. È la fine dell'Arena Kings. Ah, vedi, loro fanno pure con la classifica. Parte a distanza, ma poi con la classifica sempre presente. Justin sì, Liang e Mike Klein. Mike lavora per Justin Tomo. Sì, sì. In particolare. Ok, 52esimi con 32 punti. Vedi, addirittura il maestro internazionale ha vinto con 26 partite, ah. Quindi ha fatto anche meno partite di Lenderman, ad esempio. Però magari ha fatto delle streak più lunghe. Ok. Ha fatto anche questa Arena Kings. Com'è? È tosto. Sì, poi comunque quel fatto che è spaccato più, insomma le vittorie esatto, consecutive cioè può insomma ingarbugliare la gente, quindi punta anche molto a velocizzare le cose, perché anche se ne perde una poi può fare subito un'altra. Sì, ci sono due approcci diversi, perché sta anche quello che dice no, io me le voglio giocare bene le mie partite, però voglio vincere sempre. Sì. E quindi si deve un po' studiare la strategia. Ok, ragazzi, io direi possiamo fare un piccolo break di tattica, che noi ogni tanto facciamo sempre un po' certo. Di tattica, nell'attesa di passare appunto su Chess TV, e quindi... Fatta! E quindi siamo pronti. 2226, questo è già un bel punteggio. 3.0 di tattica. Nel frattempo qua ogni tanto aggiorniamo così ci rendiamo conto della situazione e niente. Ok, il nero ha appena giocato E5 e noi dobbiamo trovare la mossa che Silvio può fare già. La fa? Vabbè, facciamo la classica? Attacco doppio e il matto in H7. A questo punto però E4, giustamente, cavallo per... Mamma mia, che giocatore, ragazzi. Iniziamo bene. Iniziamo bene, dai, andiamo avanti, forse il prossimo. L'avevi già risolto, dice la verità. Allora. Molte volte, sai che fa lui? No, oh, vabbè, ma questo è facile, tipo... A6, così, una mossa dal nulla. No, io non me la spiego proprio. E poi, no, vabbè, l'ho già fatto. L'ho già fatto a casa. Allora, danno a 4. Allora, Hick Barrel, grazie per il follow. Grazie mille. Grazie. Da dove viene Hick o Barrel? Come ti chiamiamo? Diciamo, eh sì, no, vogliamo pure. Sì, sì, no, vediamo se. La discutiamo. Vediamo. Ad esempio, c'è un cavallo F3 Alfiere A6. H6, scusa. Sì. Che potrebbe essere interessante, però forse c'è Alfiere D2 che para. Anche cavallo di 2 Fromitri. Ah, Fromitri. Vabbè, magari è straniero e sta a Itri in villeggiatura. Faccio Che ne dici? Allora. Raccontaci, siamo curiosi. Cosa succede se catturiamo il cavallo? Se facciamo scacco, abbiamo detto che copre. Effettivamente il cavallo è in presa, questo è sicuramente... Il problema è cosa fa lui. Danna per A7? Italianissimo, ma lo sapevamo che era italiano, lo sapevamo. Che cosa fai, Hick? Giochi così per passione? Segui qualche circolo? Fai tornei? Sei maestro FIDE, maestro internazionale? Vabbè, che trovi il cavallo, no? Sicuramente non sarà la messa. Perché non è una mossa? Potrebbe essere. Sì, potrebbe. Secondo me sì. Non c'è nemmeno alfiere H3, perché tanto alfiere in questa mossa. Alfiere H6 c'è cavallo D2. Sì, non alfiere D2. Cavallo D2 che salva il cavallo. Salva il cavallo.
Giochiamo in enoteca. Ah, ottimo, l'abbinata scacchi e vino. Non è la mossa, quella più corretta. Forse c'è prima di fermare da tipo scacco? Sì. Ok, forse qua prima scacco. Proviamo a fare fracca se scacco. Ah no, perché questa era la cosa comunque. Ok, semplicemente la qua prima scacco. Vorrei capire esatto. Ma possiamo anche vedere, tranquillamente. Allora abbiamo detto alfiere per e praticamente scacco, che è leggermente migliore rispetto ad alfiere a subito a donna per F3, perché cambia semplicemente donna re per, cambiamo un pezzo in più e donna per A7, quindi tutto qui. Chiaramente questa è una mossa che sì, può fare un po' paura, però osservando gli alfieri dovrebbe esserci un alfiere esatto, a 5, alfiere a 5 fastidioso, invece così il nero non ha problema, semplicemente un pezzo in più. Ok. Ah, andiamo sulla precisione allora. Bisogna essere precisi. Soprattutto in questi finali, Allora, il bianco sta quasi se non sbaglio, questo forse qualche volta l'ho risolto anche io, se la promozione al cavallo. Che bello. Tre cavalli. Complicato. Comunque ricordo di averlo fatto. Era abbastanza lungo. Promozione a cavallo. Vabbè, no. H5, cavallo F6 con la cavallo. Va bene, F6 si becca. Cavallo F6 e cavallo G6 matto, giusto? Prima cavallo F6 sì. Quindi RH5. E ora cavallo F6, ma quella soluzione, l'uomo è cavallo. H4, cavallo, vediamo se. Già finito. Oh yes! Allora la simile non ha che ricordava, era molto lungo. Ah, questo qua è abbastanza. Bisogna pensare, avere quell'elasticità, sai, le sì. Promozioni minori. Secondo, sì. Ragazzi, ricordate, tre cavalli che fanno matto. Venite a trovarci in enoteca, è una bella proposta effettivamente. Ah, giochiamo in enoteca, bello. Abbinata vino scacchi. Poi se non sbaglio avete noi abbiamo fatto un torneo, sì, in enoteca a Caserta. È finito con Salvatore, si porta a casa bottiglia. Quindi immaginate un po' come è finito. Che torneo è stato? No, è stato divertente. Con tanto di video su YouTube, quindi documentato. Se ci seguite anche su YouTube potete appunto apprezzarlo. Cavallo G6 scacco. Chiaramente non si può prendere per via di torre F8 matto. Per il G7. Probabilmente. Quella mossa forse. Donna per G6, scusa. Donna per G6 scacco. Per H7 scacco. E perdiamo un po' di materiale. Vabbè, comunque ci abbiamo molto materiale. Quindi R7. Il problema è perdere. Paradossalmente la mossa. Donna per G6 non può. R7. R7, che scoperta può fare? Allontanare la torre. Sì, o torre per G7. Sì, anche per G6, per il torre F8. Ma dopo scacco, quindi è morto. Ragazzi, re G7. Bam! Senza timore. Mamma mia, un re è aggressivo, all'avventura. Sì. E anche scoperta non fanno paura. Come la situazione. Anche slash, cioè pure io così mi imbriaco. Eccoci qua. Hi guys! Ce n'è bisogno. Siamo live, successo.com. Follemente? Follemente? Sì. Benvenuti a tutti ragazzi, anche in diretta, Successo TV. In compagnia di Maria, un applauso! Hi, ok. Everyone. Let's go with some tactics and then we can play. Forza Silvio. Ah, forza Silvio. Go Silvio. Hi darling, slash. Io l'ho capito a te. Hi Ertan. Qui ci sono due chat, capito? Ah, c'è sempre c'è la chat di CSDV e la chat di. Ragazzi, niente. Sì, vi ho detto vai, mo stiamo in diretta. Con tutti quanti facciamo queste brutte figure.
Silvio, mi deludi. Siamo qua. Guarda, guarda che. Guarda che. No. Troppo facile, io non mi sono avevo la precisione. Esercizio. Vabbè, vediamo quest'altro. Ora vi tocca parlare in inglese, un po', un po'. Some Italian and some English. Alterniamo. Principalmente parliamo comunque italiano, poi se insomma si crea l'occasione parliamo in inglese. Ad esempio qua che si può fare? C3. Tipo attrazione. Attraction. Se invece giochiamo Rook F5 E5. Torre 5, quindi. With idea Rookie 1. Quale piace? Ci sta. Mi piace. Mamma mia. Quanto è forte Maria, ragazzi. Checkmate 2495. Punteggione. Wow. Difficult one. Hi Ertan. Okay. Ertan. Ertan. Hi Ertan. How are you? Where are you from? Ok, questo l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. O l'ho fatto io? L'hai fatto tu, io non li faccio gli esercizi. Sì, aspetta, l'avevo già fatto una volta questo. Allora, ci sono due pezzi in presa. Sì, lo facevamo con Salvatore. Torre H8. È una cosa del genere. Torre H8. Con l'idea di fare, se fare G3 da 9 o G5. E sto a filo H6 da 9 H5. Era roba così, tipo, però. Sì, sì, era così. Era Torre H8 la soluzione. Interessante. Ah, però quest'altro l'ho fatto a filo H6. Non so se quell'altra volta. I'm from Furcell. Bellissimo. Slash, I'm from Furcell. Do you know Furcella? Slash. Il problema che è slash. Alfiero è donna per C6. Sì. Donna per donna per C6. E basta, dici. Mio nonno aveva una macelleria Furcella. Mazza. Interessante, la macelleria, la carne è buona. Mi piace un sacco. Ah sì, per donna per C6, donna per C1, donna per C1 questa volta. Oh yes. Quindi è quella. E invece donna H5 perché non va? Donna H5 ti mangi la torre poi dopo. Regine. Però ci sta donna per B7. Perché c'è matto sì, B7. Ok. Va bene. Ah, semplicemente quinte C6. 2250. 47. Arriviamo a 50. Going for. Come si dice 2200? 2300. We are accepting challenges, guys, so if you wanna play, just challenge us. We are ready to play. Wow, che posizione. Il nero è completamente bloccato nello sviluppo, c'è una torre sotto attacco. Chiaramente vincendo per il nero, giusto? Ovviamente sì. Quindi bisogna trovare una soluzione precisa. Uno scacco in G3 e poi si vede. Scacco in C3 e poi si vede. Quello, vedici tu. Vedici tu e scacco e poi se fare sì, C3 non ha un. Vabbè, comunque all'inizio sì, scacco, cioè non è che. Bisogna forzare. È l'unico pezzo che attacca okay, qualcosa. Queen hai tu. Quindi donna due. Di tre? Donna B1. Tanto c'è sempre l'idea che se mangia in C3 sì. Noi abbiamo l'infilata con donna 1. Re D4. Donna non si può fare. D1 no. Si deve fare B5. Donna B5, però poi torni indietro. Re D3. Quindi ci deve essere qualcosa di più. Scusatemi, dopo Queen A2. Sì. King D3. Yes. Queen B1. Yes. King D4. Uh-huh. Queen D1. Bishop D. Bishop D3. Queen takes. H1.
Ma quindi X e C. Solo del something. E mate! We need something more compelling. Più forzante, non so. Ah, compelling, sì. Sì. Knight E4, double check, discover check. Mm-hmm. King C2. Però è complicato, forse effettivamente bisogna provare più donna 2 per farlo. Io farei donna 2, ragazzi. Anche se sono, sì, sono molte varianti. Cavallo B5 addirittura. Mm? Cavallo B5. No, no, non ora, non ora. Massimo any, dopo donna 2. Any help from the chat? Come on guys. Allora, cavallo 4. We accept some help, suggestion. Oltretutto cavallo 4 anche lì. A questo re bisogna giocarci in gol. Siamo tutti GM in chat, immagino. Re di 3, re di 3, l'avevamo vista e qua avevamo detto donna B1 praticamente, giusto? Mm-hmm. Sì, poi l'unica cosa è stata. Tu chiedi salute all'ospedale, bello mio. Ah, chiedi salute all'ospedale. È simpatico, l'avevo mai sentito. Chiedi salute all'ospedale. Chiedi salute all'ospedale. Ma me la devo rivendere questa parte. Slash comunque sta proprio in forma. Quindi fino a qua l'avevamo vista bene la variante. Il problema è cosa fare adesso. Ah, semplicemente scacco. Scacco in E2. In E2. No. GPA. Thanks for the follow. Sei italiano, grazie per il follow. Mamma mia, ragazzi. Questa era. Very, very good. Proprio perché se alfiere perde, chiaramente donna B2 e Pogba ci ha aggiunto. No, magari Pogba. GB, GPA. Ah. Appena seguito. Ciao ragazzi, thanks. Finalmente tre italiani. Ciao GD65106. Ciao. Nick molto. Di dove sei? E soprattutto così. Perché questo nickname? Marcello. Marcello, chi Marcello? Marcello del Real Madrid, magari ce l'ho messo in testa. Sì, lo sai che vogliono prendersi Marcello. Ma veramente? Non sto scherzando. Ma per il fatto di Ronaldo? Sì. Esagerato. You are so bad. Ciao Mario, Luigi e Princessa. Hai detto Giuliano tipo. Ah, Mario e Luigi, hai capito? Tipo Super Mario. Effettivamente, okay. Italiani. My brothers names Mario and Luigi. Perfetto, quindi with the participation of Mohamed Salah. Mohamed Salah, io sono, non lo so, Tony Cruz. Tony Cruz. Ok guys, so I think we can start accepting challenges from you. So if you wanna play, just hit that challenge button and we are ready. 3+2, 3 minutes, 5 minutes. Comunque mi sta dicendo, non ho fatto la battuta, la prossima volta giocherà al Bernabéu proprio. Direttamente, cambia stadio. Stadio. A e B, 3 più 2. 3 più 2. Gioco io? Piano raga. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sei tu che devi andare piano con noi. Piano piano. Ippopotamo. Ovviamente ragazzi, se avete qualche preferenza anche per il tipo di apertura che magari volete approfondire, volete che noi giochiamo. Non ci sono problemi perché Maria e Silvio le conoscono anche tutte. Anche è bello che hai detto esatto, senza farmi finire, vedi? Altra sfida? Simultanea? Simultanea? Simultanea 3 più 2. Vai, pazzo! 3 più 2, devi fare Simon Lucin qua però. Ragazzi, okay. Pazzia, è iniziata la pazzia. Questo solo Silvio lo può fare, ragazzi. In simultanea. Vabbè, diciamo che. Mamma mia, così ti viene il mal di testa però.
Attenzione, attenzione! Blitz Simul! Caspita, Silvio! Attenzione! Parte, parte! Io non sono in grado, ragazzi. Già mi sta venendo il mal di testa. Headache for me. Questo cambio non ci piace. È bello però perché cambia. Come cambia? Ma cambia automaticamente. Sì. Ah, e B sta ancora pensando in tutto ciò. Tu sei pazzo, Axil, giustamente. Vabbè, ma noi siamo follemente, no? We are follemente scacchisti. So anything is possible. Simultaneo Blitz 3 plus 2. 3 plus 2. Wow. Ah. Che ha fatto Axil? Forse l'alfiere. Allora C4. Però abbiamo un pezzo. Sì. Cioè l'alfiere di sempre. Quindi per forza per questo. Giustamente sei coerente col nome, infatti. Qua tipo facciamo dato per di 4. Ma come? Io non manco visto. Vabbè. Ok, qua si è chiarita un po' la situazione. Ma l'altra è l'altra situazione. L'altra è un po' più complicata. Cavallo per di 4 non ho catturare di 6, immagino. Per scommetto. Non è H5, perché H5. Scacco l'altra volta. Immagino che il dovrebbe tenere scacco. Scacco. Andiamo, andiamo. Cavallo verde. Cavallo verde. Ma forse anche non a casa la mazza. Potevi fare anche E5. Bello E5. E5. Un H6 è convincente, convincente. Poi ci prendiamo un pedone. È la sigla di un trattore di. È la sigla di un trattore John Deere. 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 Non so come si pronuncia. Cavallo F. JD 6510. Qui c'è donna per. Ok, Silvio mangia tutto, donna, ragazzi. Scacco, alfiere di 7. Per. Che giocatore, ragazzi. L'unico al mondo a fare queste simultanee. Vediamo con l'altro, vediamo con l'altro. Che si dice con l'altro? Una posizione interessante. Cavallo F3, doppio. A cavallo, a donna e torre, ok. Cavallo per, andiamo. Vamos. Vamos. Torre H5. Eccolo là, Antonio Santoro. Maria ti stava invocando. Sì, infatti. Detto, grazie, Antonio, grazie, dove sta? Io lo sto aspettando, voglio giocare. Vai, con Antonio. È un appuntamento fisso, insomma, incontrarsi, quindi. Torre H3. Perché torre H3? Torre H3. Ah, torre. Ah, che si. Ah, il doppio. Oddio! Però posizione pari, incredibilmente! Attenzione! Arrocco a fine di 3. È terribile. Non so come fa, ragazzi. Ragazzi, vinceremo per tempo questa partita. Ma il 3 più 2. Se Silvio li vince, veramente è un grande. Anche dopo tocca a Maria. No. Una è già. Una già è assai. Attenzione, torre di 8 si complica. Abbiamo un pedone in più però. Cavallo di 5, cambiamo pezzi. Vediamo un po' cosa dicono. Ok, cambio. Incredibile come siamo usciti in una posizione pari. Tutto questo bello. Saluta Domenico. Domenico? Ciao Domenico! Il ragazzo che l'altra volta ci aveva seguito. Ah, come no? Ciao e Domenico! Che... al momento non può ancora collegarsi. Va bene, se più tardi si collega, noi certo. Chiaramente siamo qui. Again guys, if you wanna play, just challenge us. Silvio is going crazy with this Simon. So prendi di riga. Carpe diem. Seize the moment to challenge him and win. Pay attention. Bishop F5. Ok, attenzione, attenzione. Noi allora ci prendiamo tutto. Tutto lo spazio.
Alfiere per F3. Ok, e ora? E ora, ragazzi? Consolidiamo ancora. C'è comunque alfiere F5 adesso. Ce la fa? Eh sì. Riuscito a farcela. Allora cambiamo le torri, va bene, cambiamo le torri, no problem. B5. Anche. Voglio vedere come fai a vincere sto finale. Vediamo che tecnica userà Silvio. Non lo so, sto improvvisando. Avete ragione, ma la partita si doveva vedere, è stata molto avvincente. Hai ragione, ragione. Per chi ti favi, Antonio, anche tu per la Croazia? Vinceremo una partita per il tempo, mi sa. Ma questa no, però. Calma, calma. Dobbiamo un attimo aggiustare l'energia. Per ora. Ma vedoni come stanno messi? Pari. Doni pari per giunta. E for. Sta venendo il mal di testa. Non so alle persone in chat che cosa sembra questa simultanea, ma per il momento veramente incredibile. 8 secondi. Attenzione. Forse con questa riesco a pareggiare. What do you guys think of this, Simon? Do you like it? Aiaiai. Aiaiai. Così vince lui. Wow. Lo sai, non è chiarissimo. Anche dopo la presa. Però sta con il re, c'ha qualche tempo di vantaggio, secondo me. Sì, dovremmo perdere comunque. Si accontenta della parte, attenzione. Si accontenta? Nell'attesa, nell'attesa. Non si accontenta. Non si accontenta della patta. Vuole vincere. Eb nel frattempo GG, good game. Si è ritirato? Non mi sembra. Sì, sì. Puoi chiudere la. Ok, adesso possiamo concentrarci sulla partita. Con 20 secondi. Sarà tosta. Vediamo Silvio che si inventa, ragazzi. La vedo proprio dura, ragazzi. La dura la vince, forza Silvio. Non ti arrendere, non ti arrendere. Abba via. Ti evitava. Mettiamola così. Speravamo. In un miracolo del cielo. Sta forse sta per arrivare, attenzione. Qual è questo miracolo? Non lo so. Vai. Repair. Niente miracolo, niente miracolo, ragazzi. Ma per avere 900 punti sta giocando benissimo il nostro amico. Effettivamente, Malice. 900 punti, bello e buono. Malice. Un pedone è caduto. Attenzione. Vediamo se parte il pedone di Silvio. Lasciamolo partire. Aiuto. Ponte. Bravo. Secondo me quel 900 era un PC. Ma diciamo che siamo abbastanza sicuri perché ha giocato un finale veramente impressionante. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Ho provato a fare il possibile. Non c'è stata storia, non c'è stata storia. Scacco. Vabbè, in realtà comunque ha perso. F4. Attenzione. Niente. Ci ha provato, Prendi il pedone. È andato. È andato, ragazzi. Complimenti al nostro maestro. Good game, Malice. Ma M4A. Ah, comunque teneva, era ancora nuovo il punteggio. Sì. Ah, 1300. Infatti stai dai. Ok, grazie a te. I think we can play normally. Una simultanea. Ma è una simultanea. Silvio ha provato a giocare una simultanea. Una simultanea 3P2, veramente la prima volta che la vedo. Ok guys, accepting challenges. Wow. Non facciamo più queste cose, non vi preoccupate, non le provate a casa. Una singola partita alla volta. Aspettiamo che qualcuno
ci mandi la richiesta. Ovviamente, if you like, voglio confessarmi, ragazzi, scusate. Follow us on Twitch. Ho visto The Nation Island. Oh. Aspetta, vado un attimo di là. Vado un attimo di là, perché non dire più queste cose. Temptation Island non si può vedere. Ma poi perché? Che cosa è successo? Non c'era il mondiale, perché? Che cosa ti ha spinto? A passare sull'altro canale. Raga, non ci sono gli scacchi così belli, no? Ci sta il mondiale, ci stanno gli scacchi, ci sta Maria. Cioè, insomma. Slash. Temptation Island. Mi è deluso. Forza. Ma la chat. C'è Stevie Chat is quite. I don't know. Volevo ricaricarmi di autostima. Sì, ma che cosa fai? Cioè, ti fai vedere Oronzo? Ma non so se... Dai, per favore. Oronzo non si può vedere. Chi è Oronzo? Uno di Tentation Island. Chi ci sfida? Chi ci sfida? Vogliamo giocare? Maria è pronta che vuole giocare con voi. Chi si offre? Anche Silvia. Vai pure tu a Tentation Island. Anche Silvio. Già sono scenomi. Vedi? Ragazzi, con me e Maria non sapevamo proprio chi era. Vado, sono solo informato. Ah, cavallo pazzo, è ora online. Si è collegato. Comunque è un programma proprio scemo, con tutto il rispetto, Slash. Di certo non vai lì per caricarti di intelligenza. Ma sì. Voi ci andreste mai? A Tentation Island? La vostra fidanzata. No. Ah, Slash anche. Slash secondo me ci andrebbe. Io penso che non è il posto giusto quello per... Non è un posto sano, dici? No. Vabbè ragazzi, nell'attesa, visto che nessuno vuole giocare, possiamo fare una partita normale contro chi capita, insomma. Ah. Scegli tu una cadenza. Okay. Non so se vuoi fare... Ah. Ecco qua, Marza. Marza 98. 3 più 2. Perfetto. Okay. Ah, un bel punteggio Marza. È anche italiano. Il buon Marza. Marza botto. Chi è? Chi è? Siamo curiosi. Pure cavallo va. No, cavallo. Vai simultaneo, vai quasi simultaneo, vai! È in coda il buon Antonio. Non ci andrei, però quando fanno le scenate di gelosia mi piace un sacco. Ah, le scenate di gelosia. Allora. Comunque non so voi, ma io in quei programmi vedo sempre che si capisce che stanno recitando. Sì, anch'io non ci vedo. Quindi alla fine, cioè, mi sembra, ragazzi, cioè, tutti attori. La vita reale è un'altra cosa. È così. Sì, penso anch'io, quasi tutti attori. Esatto. No, tu rimani sempre su morso. Siamo solo noi veri. Gli unici virtuali che sono anche reali. Live, senza paura di sbagliare. Ruotano tutti intorno a Maria De Filippi. Ah, sì. Lei è brava come presentatrice, secondo me. Cioè, ci sta tutto a fare... ciò, Antonio continua a sfidarci, vuole fare la farti fare per forza la simultanea. Antonio, io ti lascio a Danilo per la simultanea. A 3 minuti, senza incremento, proprio kamikaze. Allora, vediamo come succede. 50 spectators, viewers, come on guys, trying to challenge us. Questo Silvio. Ma soprattutto follow us on Twitch. Follow us on Twitch. Heart. With the women, allora. Fide Master, Maria De Rosa. Rosa Maria. Thanks, many thanks. Ok ragazzi. No, se riusciamo proviamo a cambiare la fiera. Che è successo? Che è successo, ragazzi? No, la musica. La musica. No, no, è che magari mettiamo un'altra. Che c'era? No, lascia stare. Io dico, troppo pesante. Mettiamo questo. Okay, posso? Dai, scusami. No, ma niente. Ho rubato qualche secondo. Allora. Un momento. Facciamo qualcosa per farlo sentire. Lo spingi. Aspetta. Ragazzi, qual è stata la vostra canzone preferita di me? O
qual è. A me qual è la mia canzone preferita? Sì. Difficile allora, dirlo. Tu è bella, no, diciamo che a me il gruppo rock preferito sono i Pino Proc. Ah, in assoluto. Ah, caspita. No, è stata la serata perfetta. Sì, infatti io le canto tutte quante. Poi certo, le cantavo in silenzio. Vabbè, Silvio e timido, Silvio e timido. Però... sì, infatti... potevi cantare dovevi come Giacomo. Più alla Giacomo. Bravo. Vabbè. Cioè, ragazzi, palco. Senza la Black Dance, però... è un po' difficile. Allora, ecco. Devo andare a casa. Si torna indietro? Solo momentaneamente, però. Il cavallo viene reindirizzato. Nel frattempo Hype dice: che ne pensate delle nostre possibilità alle Olimpiadi? E quale sarà la squadra secondo voi? La ricca si qui prima. Modesto il ragazzo. Alle Olimpiadi. Io immagino che la squadra maschile potrà essere, insomma, molto simile a quella della Mitropa Cup. Abbiamo vinto la Mitropa Cup, sono stati molto competitivi i ragazzi, quindi se lo meritano quantomeno come conferma, sì, no? Per quanto buono hanno fatto. Chiaramente ci sono altri giocatori come Birmi che magari Birmi, c'è Bocaturo, hanno giocato, esatto, Bocaturo, quindi sì, probabilmente magari si alterneranno. Sì. Però l'impalcatura della squadra, certo, è quella. Certo, è difficile, insomma, a quel livello fare delle sostituzioni, perché comunque tutti sono forti. Tutti forti. Cioè, come anche lasciare, per esempio, un Barsecchi, insomma, adesso ha dimostrato di giocare bene, di valere già grande maestro, e a breve tocca a me. Okay. E a breve tocca a me. Io poi quando comincio a parlare, è strano, riesco a concentrarmi, fare le due cose. Vabbè, è normale, figure. Comunque sì, la squadra è quella, la Bocaturo di Vietnam, sì, penso che loro la rientreranno sicuramente. Potrebbe fare donna C7, Brunello, Moroni, catturare lì, quindi magari giochiamo una donna 6, certo, la posizione. Diciamo che la settimana prossima io me la vedrò proprio con loro, comunque almeno c'è Sabino. Certo, esatto, Danilo andrà a giocare la semifinale. Quindi Alessandro Italian Guy. E quindi avrà una bella occasione, insomma, di incontrare. Porca bene. Infatti vado a dire. Ma si sa da quanto, ok. Quindi perfetto. Okay. Sono tutti allo stesso livello alla fine. Sì. No, comunque è una bella occasione per Danilo, e quindi per prendere un sacco di mazzate, è una bella occasione. Sì, alla fine molto dipenderà anche da chi sarà più in forma. Portaci la coppa, oh Danilo, portaci la coppa. Magari. Allora, facciamo così. Tanto posso promettere l'impossibile. Se vinco le semifinali, che cosa faccio? Che cosa fai, Danilo? Non ditelo ti farò più. Non ti farò più. Va bene, ci faccio. Perderai apposta, secondo me. Arriva a punteggio pieno all'ultimo turno. Ragazzi, purtroppo mi dispiace. Che ho fatto, ragazzi? Non ti preoccupare. Aspetta. Dimmi voi, perché stavo giocando con qua. Marza. Beh, concentrate che hai 20 commentari dell'Olimpiadi in diretta su Twitch. Ah, questa potrebbe essere una però bella idea. Però c'è 2 secondi. Mi sa che già qualcuno ce l'aveva chiesto. Il mondiale per le Olimpiadi. Ah, no, per il mondiale, però ce l'avevano chiesto. Per le Olimpiadi è da vedere, insomma. Vediamo il dito impreso. Okay. Romania like Italy flag, dice My Great Method 1. Nel frattempo però oddio, però si è trasformato in un finale di torri. No, non andiamo con 2 pedoni in meno, riesco a recuperare qualcosa. Dura. Va bene. Il nostro Marza
Che non si fa ancora vedere, non si fa ancora bravo, sentire. Mazza, gioca bene, chissà, da, ci segue nell'ombra, non si vuole far riconoscere. Giustamente prova a cambiare le torri. Mm-hmm. Sì, appena finiamo insomma la diretta, vediamo un attimo la musica. Peccato per il pedalino di 6 che si poteva salvare. Sì. Con una parte abbastanza chiara. Vediamo se succede qualcosa. Ci ha provato, okay, ragazzi. Ci ha provato però. Troppo poco tempo. Mi viene un dubbio che lo conosco. Axil conosce tutti ormai. Questo marzo 98. Ho pure giocato, se mi ci fa qualche volta io bella. Singolarmente. Successo. Allora io voglio capire perché questo sì, non va. Qua facciamo così sicuramente, tanto non ci frega. Eccomi. E qua facciamo pure così. Così giusto per. Marza, ve lo conoscete? Eccolo! Ciao Marza! Marza, complimenti per la vittoria! Di dove sei? Da dove vieni? Non si toglie. Ma volevo togliere? Ah, ok, così. Perfetto. Mentre i ragazzi parlano, io magari accetto un'altra sfida. Sì. Provincia di Lodi. Ah, quindi sei del nord. Bella partita. Complimenti, complimenti. Talento, talento. Niente. La musica si interrompe. Come on, guys. Challenge us. Niente. Non so chi penso. Bellissima. Fate qualche partita più lunga, sarebbe interessante vedere come ragiona il 2000. Va bene, possiamo fare anche magari una rivincita con Marza, 5 più 5, 10, una partita più ragionata, 5 minuti secchi, 5 più un po' di incremento, dai, 5 più 5. Se qualcuno, if anybody wants to challenge us 5 plus 5, we are happy to like accept the challenge. Thanks, my great method one. My great method. Beautiful flag. Romania. Romania. Mettiamo solo la chat, magari va. Ecco qua. Senza il video. Silvio, Danilo, Icaru. Boyfriend. Credo. Credo. Boyfriends. No, vabbè. No, girlfriend. Cioè, vabbè. Come ce lo scegliamo? Girlfriend, non è boyfriend. Cioè, appunto, no. Sì, passiamo insieme ai giolini. Do you know me? Do you know me? Ok, continua. No, insisto. Andiamo. Giochiamo, no? Giochiamo, 5 più 5, giochiamo. Così. Who wants to play? Come on. Questa non vuole andare, questa musica. My great method. Do you want to challenge us? Ah, così. Nel frattempo che carica la sfida. Allora, hai lanciato una sfida. Sì, 5 più 5. Se ci accettano, bene. Altrimenti, insomma, aspettiamo un po'. Mettiamo un po' di pure musica. 3 più 2 comunque. 3 più 2 cura. Una partita, diciamo, una certa. 3 più 2, vai, accontentiamo anche Silvia. Eccolo là. Che cos'è? 3 più 2. Mettiamo un po' di musica. E vediamo come va il mio. Argentina? Argentina, il mio gambetto morra. Vamos. Caroli, accettato. Gambetto morra accettato. È molto criminale questa qua. Che habla in spagnolo? Hic Barrel. Già ci aveva seguito. Ok. Rocco. Questa cosa già ho i miei dubbi che si possa fare. Ma iniziamo a fare questo. Non capisco perché non carica. Tanto un check. Mettiamo sempre questa qua. Hey guys, come sta va?
Gary Sorkin. Un po' un mix. You mixed like Italian, Spanish, French in just one anymore. Sentence. Okay. I'd like to play, but I'm still reading. I'd like to play, but I'm still reading. I play after all the reading and solving. I play after all the reading and solving. I like Keida. Okay, Keida, so you're up next for the challenge, don't worry. Gossip, gossip. France on the final. Questo lo portiamo qua. Bonjour. Bonjour. Ok, con la tua tabella. Vieni. On field. Vediamo se possiamo giocare qualcosa qua. To be a great trainer, I should be a great chess player too. Beh, sì. But the two things are connected for sure. Sul champ, sul campo. Yes. La musica nel frattempo stasera ha deciso di abbandonarci, quindi ne faremo a meno. Difficile a caricare. Ma non so perché in realtà. Questo è il problema del team. È team? Non lo so. La team? Gestore reale. Ah no, Vodafone. Ah, Vodafone. La. Quindi è Baby Gay il problema. Baby Gay. Effettivamente sì. E vince la Baby Gay. Proviamo a fare così, andiamo tipo sotto. Non so perché, come se volesse un'altra schermata. Nel frattempo qua abbiamo messo un buon alfiere in B6. Dove vuole andare questo cavallo secondo voi? Io nel dubbio gioco... Ah, tu dici? Ok, va. Quindi tu. Stiamo sempre a sentire a Silvio. Sul campo in italiano. Sul campo in italiano. 30 sul campo, come fece la Juve. Vabbè. F4 e Dobbino. Sì. Diciamo che ci salviamo un attimo l'alfiere. Mm-hmm. Dai che c'è il compenso degli alfieri, vai. Allora, I can train all levels up. But no one will trust me. I got kin and got well knowledge on great chess books. I research and buy them and try them myself. Vabbè, fondamentalmente gli piacciono i libri, quindi se li studia, se li legge, e per questo dice che insomma di poter allenare qualsiasi chiunque. Vabbè. Ci crediamo, sì. My great method, you are cool. You are cool person. E 5 tipo. E 5 subito. Non lo so, perché se no lui fa cavallo per B2, no? E5, va. E5, interessante. Così minacci anche a fare C2, magari. We don't know French, actually. Allora, dove essere? Noi siamo dove a bordo di un appartamento. O in appartamento. Un appartamento. Board non so che cos'è. Board. What is board? Bo. Bo. Non è F2 forse. What language you talk? Italiano. Italian. Spanish, Italian spaghetti, English. Napolitan. Napolitan non so. Questo non si può fare, facciamo questo prima. Sì, French, I study in the school, but like me. Speak, I don't remember it. G4. Non si può fare, facciamo questo, definiamo dove essere a bordo. A bordo mi sa che
Everything is like on a this is Danilo's house. Small edge. Nduia state of mind, grande slash. Nduia sbaciatrice su. Nduia is the way. Giocare a scacchi. Nduia is the way, guys. For those of you who don't know Nduia, che it's stile slash, ragazzi. Che stile. Typical salami from Calabria, from Calabria, which is quite spicy. It's yes, good though. It's good. I like it. The last sentence in French does not make sense. Ok. Questo sta sotto. Però. Oh, le tre pure interessante per il mio. Dicono che non si capisce l'ultima frase che ha scritto in francese. Andiamo indietro. C'è questo qua. Partire Gisè. Facciamo adesso. Partire la casetta. Calma, almeno qualcosa. Anche il callo per Bidua. Maria, Maria, io mi sono un po' intento. Do you want to say about Ricardo? Yes, he's still my boyfriend. Are you happy? Uffa. Ok, Karori won. Nice game. Morra... not very good, Morra Gambit. No. Not very good. Not very good. Maria, Maria, Silvio, Danilo, Indicato. Silvio, Danilo, Indicato. Benissimo, Maria. Bandiera italiana accanto al pedone in diretta TV. Ah, l'abbiamo messa? Sì, sì. Sì, l'ho messa io. Bellissima, bellissima. The Great Hikaru Nakamura. Yeah, great chess player, really. Niente, sì, il problema sei tu. Con te la musica non va, con me andava. Con me la musica va, con te sì, senza musica. Vedi? Parti. Mettila magari un po' più in qua, così almeno vedi la chat, capì? Ok. Pedone a scacchi. Gary Sorkin. Tanto. Così almeno vediamo pure sopra. Tutto. I will beat Hikaru Nakamura and be my father. Ma perché my boyfriend? Your girlfriend. Girlfriend. Ha qualche problema con l'inglese, chiaramente. Il nostro amico è successo un po'. Sì, è una buona fede. Però diciamo che comunque buona fede questo momento. È molto ottimista il fatto che batte Hikaru. Fa tutto coso. Cioè, 2 in 1. I mean girlfriend. Yes. Of course. Scacchi di pegno. Pegno. Why pegno? What do you mean? Pegno is like there, you know? Truth or dare? Silvio goes for checkmate? No? Simply. It's not possible because of knight f6. It takes to beat Nakamura to win your heart. Cioè è necessario battere Nakamura. Cioè è il minimo che posso fare, battere Nakamura. Ah, pegno, pedone. Pedone, pawn. Pounces. Ah, pedoni. Pedoni. Pedone. Spa. Pedone one. Pedoni more yes, than one. Pounce, pedoni. Pawns. Pawns. Quindi vedi Maria sei famosa. Anche all'estero. Maria is VIP, very important person. We have here tonight. Grazie. You're welcome, Gary. You're welcome. You can also analyze the position, maybe. Just kidding. No? I got to read now. Maria, Maria, practice with this action. It's like spaghetti. Spaghetto e spaghetti. Yes. Good one, Stefan.
Silvio goes for pawns. Silvio va per pedoni. Go Silvio. Without fear. Senza paura. In America, Silvio. 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 Danilo. Sì, sì, più o meno è così, con l'accento un po' più simpatico. Materiale pari. 104, un pennico. Una delle cose più piccanti. Poi donna i tre ti passa la paura. No, prendi donna i tre, prendi nei tre e poi prendi il mi 4. Allora prova a valorizzare il tuo pedone B. Se crediamo che tanto. Silvio Danilo, great looking too. Thank you, my great method. Bye. E dopo puoi Have a good dream. Anche questo è interessante. È come Celentano. Chi è come Celentano? Ah, Silvia Danilo, great looking too. Bye bye. Bye bye, my great method one. Bye bye, my great method one. Bye bye. Chi è come Celentano? Who is like Celentano? Silvio. Mm. Italian is the most pleasing language to listen to in the whole world. Wow, that's a great compliment. Thanks, Stefan. Cosa che faccio? Visto che la musica non va, no? Ma che ho fatto? La metto da qua. Wow, mi sono preso il collo. Ah, sono il cavallo in presa. Va bene. Iniziamo bene. Adriano Celentano, 50 best hits original. Mettiamo Adriano Celentano, okay. Ma convinto. Lo possiamo mettere per la questione del copyright. Del copyright? Vabbè, perché Celentano non ci fa causa. No, però su YouTube. Non è automatico, sì. Ah, è automatico proprio. Cioè, ma non ci sono le canzoni che magari sono queste qua che metto io. Cioè tutte quelle insomma di cantanti. Sono tutte col copyright. Se no, diciamo, si possono fare. Ma so che c'era un sito dove si poteva scaricare musica. Senza copyright. No, ma quello è diciamo il concetto anche di Spotify, no? Che tu la scarichi, cioè te la senti in streaming o la scarichi, insomma. Sì. Però è proprio anche il motore di YouTube che non permette slash anche Gigi Finizio, Gigi Finizio, Great Italian Singer. No, don't believe him. Attenzione. Si scopre un talento nella musica melodica. Un altarino importante. Bello. Ha fatto delle bellissime canzoni di Finizio, ce ne ricordo anni fa, veramente lo ascoltavo con piacere. Ma la mettiamo dal telefono, così risolviamo durata lunga. Data di caricamento oggi applica, così questo lo togliamo, scusa. E mettiamo da qua. Ve lo ricordate Federico Salvatore? Sì, certo. Come no? Gianmaria Testa e la calotta. Gianmaria Testa. Gianmaria Testa, sinceramente, non lo ricordo in questo momento. Neanche a me dice nulla questo. Maybe if you can tell us some of his songs, we can help our mind. Gianmaria Testa. Chi è Gianmaria Testa? Mai sentito. Silvio nel frattempo prova a fare l'impossibile in questo finale di Torre Pedoni. Anche se è complicato da vincere, diciamo che è il gioco corretto, anzi. Buonasera signori, buonanotte. Ok. Buonasera signori. Buonanotte. No, ma forse una canzone. Oppure una canzone? Perché la mia canzone di Celentano, forse. Silvio non accetta la canzone di Celentano, la parte. Buonanotte. O forse. No.
Ma meglio dal telefono. Si sistema. Chi sa che vuole fare Silvio per vincere questo finale? Sta pensando. Complicato vincere questo finale. È fatta. Non so se è troppo alta, si sente troppo la musica, che dire, o si sente giusta. Secondo me devi spingere il pedone. Spingendo... Vai reggi tu, vai, dai. Ok, ho fatto questa, mi convince di me. Altrimenti accettiamo patta e insomma... No, prendere il pedone. Si sente bene. Bene, oh, bene, ottimo, grazie. Ottimo. Così proviamo a forzare almeno. Però io... è proprio patta. Vabbè, io sì, io ho un po' rotto le palle proprio prima, capito? Abbiamo passivizzato la torre. Che succede? Niente, tutto. Ma in sottofondo. Capito. Yeah, però siamo bellini tutti e tre. Guardaci pure nella... Ah, poi ci dobbiamo fare una foto tutti e tre insieme. Infatti. Con la maglietta. Mettiamoci in posizione che facciamo un bello screenshot. Esatto. Re 5, Re 5, fa bella fare. Ti piacerebbe. Ma che sta facendo? Sta pensando. Ma cosa? Secondo me F6. Però cosa mi sa anche fare di 6, di 5, di 6. Disconnesso. Ah. Così. Peccato, aveva giocato una bella partita. Interverrà. Il buon Keida. Forza Keida, ritorna in tempo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What's Maria's name? Maria. Maria Grazia. Maria Grazia De Rosa. Paravara. Nominare un maestro italiano. Un maestro italiano di scacchi? Così, penso di player? Sì, sì. Ma GM. Grandmaster? Challenge us, guys. We are ready. Three minutes. Five. Siamo ancora... attiva. Pa, 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 pa. Chi gioca? Chi gioca? 3 minuti. Andiamo, eh. Forza! Ma gli italiani, dove stanno gli italiani? Antonio, Marza, Axil, Slash, volete giocare? Noi stiamo aspettando. Ecco, come allora, guys, come pazzo, guys. Non se l'è fatto dire due volte, subito si è collegato. Ma non ci vuole giocare con noi, secondo me, Antonio. Perché? Ormai... c'è stata? Eccolo il là. Il primo, è il primo. Accettiamo la sfida di Antonio. Si era offeso per prima, secondo me, per questo non ci vuole sfidare. Perché non abbiamo accettato. Non abbiamo Italia. Accettato subito. No, ma figurati. Facciamo questa. Facciamo Rocco. D4. C4. Jesus. E figuri in mondo visioni non è facile. Grande Slash. E figuri in mondo visioni. Ah, Slash, parli bene. No, ma Slash deve venire qua a fare diretta con noi. Slash è poliedrico. Bravo, bravo. Ora mettiamo l'alfiero, mettiamo qua. Oppure facciamo... ma sì, mettiamolo qua. Donna BG. Mm-hmm. Attacchiamo il pedone. Vabbè, cambiamo. Tre minuti e forse cavallo 5, presa, presa, presa.
Forse possiamo fare questa. Così dopo spingiamo. Ah, liberando il 5. Non lo so. No, non vi convince. Ragazza di 5. Perché vorrei venire qua magari. Quindi BSTL con uno smile. Vabbè, facciamo pure B4 a questo punto. Anche se poi prende e poi prende qua. Quindi non va bene. Non va bene. Ma potremmo fare anche un F4. Un G3 per poi fare H4 H5, poi come idea il G2 se sistemiamo piano piano. Così dominiamo il cavallo G6. Vabbè, a questo punto penso che lui lo cambierà. Sì. Cambiando però libera. Ha fatto lui G5 e sinceramente. Pedone isolato? Non giochiamo B3 proprio a quel punto. Prendiamo, abbiamo poco tempo. Così, facciamo. E veniamo qua. Chat privata con te. Accettiamo. Adesso ti leggeranno. Ciao Winblast, ciao Winblast. Hello. Ciao. Hi. Questo come si difende? Spingendo? Quindi c'è il pallone B? Prendendo B6. Allora. Che musica. Carina. Dal nulla te l'ho trovata, dici la verità. E intanto libera di finta. Non si può spingere ancora. Ancora, giorno. Un giorno. Ottimista. Devi avere fiducia nella vita. Vai. Colà todo. Colà. No, questo non è per noi, vero? No, no. Facciamo così. Ah ok, questa cosa qua forse me l'ero un po' persa. Però il cavallo è forte, se cambia. E poi iniziamo ad avere il tempo dalla nostra parte. Ah, bravo. Colà. Ah, volevo farsi la bella, troppo. Bravo Antonio. Ha visto bene. Oh, ma io qua c'ho un pezzo in presa. Bishop via. Mi sono distratto per rispondere. Arrivederci. Arrivederci Gary. Thanks to you for being with us. Thank you Gary, thank you. See you, bye bye. Risking, risking. Wow. Thanks. Adesso che minaccia, minaccia un atto da mettere. Ah, c'era matto, me lo so perso proprio. Ciao ciao. Do you play random people? Yes. Mi sono distratto per il matto. Accettiamo la sfida di Marza. Vai Silvio. Andiamo in ordine. Ok. Questa è a 3 minuti secca. Quindi perfetta per Silvio. Silvio è contentissimo. Ah, l'ho trovato proprio una bella colonna sonora, diciamo, questa sì, musica simpatica. Sì.
Slash, ma poi non ho capito, perché faresti le figuracce tu? Tu che ormai ci segui da tanto tempo, sei diventato fortissimo. Le ultime partite che abbiamo fatto hai giocato veramente molto bene, quindi non vedo perché dovresti fare queste figuracce. If you wanna learn languages, I recommend Duolingo. Duolingo it's a good app to learn new languages, yeah, it's true. I've heard about it. Degli alfieri per entrambi, posizione praticamente simmetrica come struttura pedonale. Che marzo, ragazzi. Infatti, vedi Slash. Piano piano, step by step. Addirittura. Vuole andare per la vacca. Gianmaria testa. Non ripeti, dai, PS2. Actually I don't think I know any of these songs, but I will check for you. And next stream, if you join us, I will let you know about Gian Maria Testa. Ok, yes. Gian Maria Testa. Ma non è vero, abbiamo fatto vincere. Silvio si è distratto e ha preso il mattinino. Quando? Songs come le onde del mare. Like the sea waves. E dopo ci ascoltiamo magari. Forse sta aspettando. Ma nella chat? No, come si fa? Ah, scusa. Ok. Ah. Ok, so next we are going to play with Queen BSTL 1-2-3. So be ready, Queen. Oh. You're up next. Le traiettorie delle mongolfiere. I don't know. I really don't know this song. Mm-hmm. No. Also before. Maybe later. Mm. Bella H5. Tactics. Very nice. In the end game. E perdiamo. Bellissimo. No, no, no. No, no, no. Vai a fiere A4. H5, che è? C'è l'infilato. Sì, a H5. E se fare i 4. Sta bene, sì. Sogno sì, sì, sì. Ah. Ok, a posto. Vabbè, così iniziamo. Vabbè, per farti, vabbè, fare rimanere avanti. Eccolo questo, come vuoi. Io avvicinerei tre. Refresh for Anna Rudolph. Eh beh, quella era giustamente un'ora. Un'ora. Ah, totale. Adesso siamo passo usciti. All'altro. Ok. Visto il ciclo. Infatti mo pure qua inizieranno a calare. Ecco. Aspetta, io vorrei fare il bicino. Un bel testo. Vabbè, no. Bravo Marza. Comunque è una bella partita. Giochiamo con bello il trucchetto, stava per riuscirci pure. Sì. Questo è stato bello.
Sfidiamo Queen BSTL 1, 2, 3 che ci aveva chiesto di giocare 5 minuti. Vediamo se accetta, altrimenti c'è già pronto. No. No? You don't wanna play? Ok, so as you want. Allora, le flash vorranno aiuto. Ok, chi vuole giocare? Ora non dovremmo più essere in mondo visione, ma... Slash. Slash, se vuoi. Ma i nostri 40 spettatori... Una figuraccia italiana. No, ma quale figuraccia? Quale figuraccia? Grande Slash, forza. Non avere paura. Eccolo là, Slash. Giocare tu, Maria, vai. Beh, Slash, stai per fare il tuo secondo punto contro di noi, Mi raccomando, ragazzi, come al solito vi ricordo, se potete seguiteci su Twitch, è molto importante per noi, per il canale, ci aiutate nella crescita e per le future trasmissioni. Una coppia, una domanda per te. Una domanda per me? Perché altrimenti è troppo facile, dobbiamo aiutare Slash. Noi ma in questo momento facciamo aspetta, il tifo dopo, per ragazzi, Slash. No, mi estraggo, io purtroppo, ve l'ho detto, non sono le molto due brava, cose. Maria, una coppia di scacchi nel tempo insieme, quanto parla di scacchi? Ma secondo me è pochissimo. beh, giusto, uno mica vuole può parlare solo di scacchi. Allora, andiamo avanti. Ah, nel frattempo Stefan Karan aveva detto Another Generation, perhaps, perciò non sì. Le conosce. Può essere. I tempi più belli che furono. Allora, Gian Maria Testa, forse i miei genitori lo conoscono. Dovrebbe essere pericoloso. Dai, proviamoci. Subito Maria si è presa la torre. Però comunque sai, quell'alfiere sulla certo. Diagonale, un po' di compenso là. Cercando pezzi in presa. Bravo, mamma mia. Cavolo. Dai Slash. Steph from Montreal, Cheer 500. Un Cheer... Cheers 500. Che cos'è? Oh, lo sta scrivendo nella chat. Give us Cheers 500. Cheer for Maria. Come cheer on. Cheer for Maria. E di questo momento? Come no? Ma ce li deve dare lui però. Lui cosa? Vuole scrivere. Ah, no, sì. I beats. For Maria. La moneta di Twitch. Steph. Now I'm going to ask you a very difficult question. Where are you from? From Montreal? Think about it. Allora. Very difficult question. Due pezzi per la torre. Torre pelù. Mamma mia. Ma quello Slash. Bravo, si Slash, sta, sei migliorato. Si sta allenando. Yes, I am from Montreal. Stiamo allenando Slash. Gli allenamenti consigli. Trying to understand Twitch.
Ah, so you're new on Twitch. It's pretty easy actually. You just have to choose the category you want, so in this case chess, and follow the streamers you like. So you have the follow button which is, should be on the upper right corner of the screen, so you can follow us. Croatia, grande Mario, in final, Mandzukic score, grande Mario Mandzukic. Mario Mandzukic. We were supporting Croatia during the match. We weren't watching it, but we were supporting. Ti devo analizzare. Pure vero. Non so anche meno. Ah, ok. Ma no, poi si è fatto la vita. Vabbè, facciamoci. No, okay. Grazie ragazzi, grazie a te, Valio. Il tuo tifo per la Croazia ci emoziona. Grazie ragazzi. 5 Thank you. Thanks Steph. Really appreciate it. Allora. Alla prossima gioca Xil. Thank you Steph. We are going to listen Gianmaria Testa. Next time join us and we will let you know. Follow us so you are going to be notified when we stream. Mm-hmm. Wow, impresa. Vabbè, dai, sono... Vai tranquillo. Emozionata, Maria. Okay, okay. Si capisce con i follemente. L'emozione è tanto. Vedo un'impresa. Per Luca Antana X. Quello che non è. Forza Sless. Tocca a noi. Ah, tocca a noi? Non aver fregato. Ah, non sento questo. Non ho l'idea. 500 bits from Steph from Montreal. Slash, non ti rilassare, I think I'm now following. Actually, I think you cheered us, but the follow button is heart shape. So, alright, now you follow. Croatia campione! Grande Valio! Ma! Come on! Go Croatia for the final! And we try to meet in one! Ah, peccato, la vista. Vabbè, però. Thank you, Steph Montreal, for joining us. Let's go, Croatia. Mario Mandzukic. Anyway, besides any personal preference value, I think that Croatia deserves to win. As the better team, the better group, so it's really deserved the win. Vabbè, se ti fare Croazia porta soldi, io mi prendo direttamente la nazionalità. Non abitua. Non mi devo prendere lo scacco. Ah, perché c'è la cavallo e no. E allora è preso. Ecco, ecco sei. Attenzione. Guardalo là, Slash, zitto zitto. Bravo, Slash. Mi era da molto, in realtà. Cacco. Cioè, mo, ok, però comunque ha giocato bene. Saputo sfruttare i momenti giusti. No doubt we have value, we just needed a bit of faith to say yes we can. Obama slogan, yeah. Yes, Croatia can. I believe it. Sunday we will be supporting Croatia. Italy for and Croatia.
Slash va per la patta, secondo me. Ha lasciato la per vincere. Non vuole sapere niente, oggi sta carichissimo Slash. We have a dream, scrive Axil. Guarda là come cambia e vince il finale. No, che giocatore, giocatore esperto. Match esperto. Mamma mia. Bravo, complimenti. Hai capito? Che giocatore, ragazzi. Mamma mia, abbandono. Che hai fatto? Slash? Slash! Ho pattato! Incredibile, ragazzi. No! Slash, questa è fatta teorica. Devi accettare, ma è stato lui a non voler vincere contro di te da gentiluomo. Che gentile, Slash! Bravo, Slash! Che giocatore, ragazzi. Vittoria su tutti i fronti per Slash. Complimenti, complimenti. Signore, un signore. Bravo, bravo Slash. What do I? Because Bishop is the... Because opposite Slash color. Is a gentleman. The opposite color and the ending is the draw. Misclick. Ah, sbagliato col mouse. Yes. Anyway, why this is a drawn ending? Because the king has just to reach this square, so the bishop cannot draw the king away from this square. So as soon as the king reaches this square, this three square, the ending is drawn because pawns and bishop. Corre 8 nel meno. No, because if you have pawn h6 and bishop h7, white win. Vabbè, sì, ok. Però in generale, ok, yeah, I understand. So, to be 100% sure, you have to be in g8 and h8. In order to avoid the promotion of the pawn. But... it doesn't matter how many pawns you have, the ending is always drawn. Mm-hmm. So, 3, 4, 5 pounds is, patta teorica. Pounds. Grande Maria, grande Slash. Grande complimenti. Slash. Chi vuole giocare? C'è Luca in attesa. Vai Silvio, vai. Vai. Luca 99. Questo è Axil. E3 esiste. A e B pure. Silvio va per la simultanea. Metti qua Silvio se fai la simultanea. Queen sacrifice e blunder. Yes. I blunder. Misclick. Sono disattivato, lo so. Silvio va di nuovo per la simultanea 3 più 2. Di nuovo. Gli vuole il mandito. È la stessa apertura, insomma. Slash, misclick, come da Jarish. Oh, Slash è proprio carico. So, Slash is like liberato. You know? Sì, the singer. Is changing between English and Napolitan. Napolitan rapper liberato. Vali, where are you going to watch the final on Sunday? With your friends in a bar or at home? Vali, pure l'altra volta fece la donazione, $5, anche oggi, è proprio affezionato. Grazie. Veramente... Steph oggi è Valio, il tifoso della Croazia, il nostro amico dalla Croazia che ci sta supportando. Sì, ci supporta con grande convinzione. Tutte e due. No, è simpatico. Croazia campione. Croazia campione.
E quindi adesso avremo Francia-Croazia. Francia-Croazia. I usually watch at home and I like a bit of statistics too and replays as well. I can understand you. When back in as I like a bit of statistics. Okay. Back in 2006 with Italy's final, I was at home. So I was like too focused on the match. I didn't want to see anybody. It was too, you know, emotional about the match. Ah, the last World Cup. No, the last rigore, non so. Penalty. Sì, in 2006. Qui si l'Italian. Grosso. Grosso. Fabio Grosso. Abbracciamoci tutti e sì, vogliamoci un sacco bene. Il cielo è azzurro sopra Berlino, ragazzi. Che momento, eh. Danilo, adesso che c'è Ronaldo la pressione non sarà troppo alta per voi Guarda, meglio avere Ronaldo e la pressione che non averlo. Che avere solo la pressione senza Ronaldo. Avete letto dello spotto che hanno fatto su Buffon? A proposito. Ah, su Buffon, no, su Buffon sì, non lo so. Perché in pratica ho letto qualcosa tipo che hanno aspettato che io me ne andassi per prendere Ronaldo. Ma cosa avete al posto del cuore? Ah, sì, sì, simpatico. Simpatico. No, non l'avevo sentito, avevo visto il solito fatto che stanno dicendo già da un po' di giorni Cristiano Ronaldo, l'anagramma, starò con i ladroni. E che poi ci sta quello che ci ha fatto anche la battuta sopra, uno di 33 anni che stava con i ladroni, già si è visto. E non è finita bene, certo. Insomma. Ok, valido nel frattempo. I was watching today Pirlo Spanenka, penalty. Against England and said let it be like this, il rigore di Pirlo contro l'Inghilterra, il cucchiaio Panenka, bello spaghetti burakiarol. Do you like spaghetti, mamma mia? Oh my god. mamma mia. Here I go again. Mamma, I cannot resist you. Mandolino, vabbè, tutti i luoghi comuni. Che poi manco a farlo apposta. Devi dire che quando è stato? La settimana scorsa, insomma mercoledì o giovedì, non mi ricordo il giorno. Stavo mangiando la pizza da Di Matteo. Quindi, pizza. Sì. Ad un certo punto entra il classico suonatore, sì, ambulante. Che cosa c'aveva? Il mandolino. Quindi inizia a suonare il mandolino. Sì. Fuori una giornata di sole incredibile, quindi pizza, sole e mandolino. Cioè, incredibile. Proprio il classico stereotipo, sì, che sì, poi sì. Andammo anche presto, proprio per evitare tutta la fila, e quindi c'eravamo noi e tutti stranieri, sai, tipo francesi, tedeschi, quindi per loro era il quadretto perfetto, certo. Perché con la giornata di sole, la pizza buona, certo. E il mandolino. Un'esperienza unica. Raga, qua non devo cambiare, vero? La donna, dico. Quindi, ok, nell'altra partita contro, contro Luca. Oppure... No, Abby. Abby nella sua partita. Non lo okay, so. Dopo ce la siamo per un attimo con Perché mi hanno tolto tipo 30 secondi. Già tipo qua. Mozzarella. Burakiarol, lady home for 3 months. That's how I perfected my Italian. Ciao mozzarella. Ah, ho capito. In 3 months you learn spaghetti. Mamma mia, ciao mozzarella. So you learned about 99% of Italian most important spaghetti, words. Spaghetti, mamma mia, mandolino. No, mandolino. Mandolino l'ha detto slash. Ok. E pizza? Ok, pizza. Pizza is international. In Rome. Rome, the best city, the eternal city. Mm-hmm.
Silvio, solo lui con queste simultanee, io non so come faccio, ragazzi, veramente è encomiabile. Tocca a lui. No. Tocca a me, quindi. No, no, tocca a lui. Like a Jungle Concerning Traffic. Jungle Concerning Traffic, è vero. Sì. Great City. I also know how to say city names. Firenze, Venezia. Firenze, Venezia. In italiano, quindi no, Florence, Venice, Venice, capito? And where are we from? Come on, this is a test to see if you are... Mi sembra lo spaghetti mozzarella e ciao... Ma non dubbi questa ragazza. Slash, slash, fai il bravo, che tu sei sempre... diciamo in lista per diventare moderatore, quindi devi comportare bene. Slash. Che personaggio. South Italy. Ah, South Italy. Grande value. Silvio is going crazy in the meanwhile. Perché non è facile, cioè. Ah, finalmente cambio torri. Tocca a lui. No, ma parlo in dialetto apposta per non offendere nessuno. Ah, così nessuno capisce, dici tu. Più semplice. Mo Silvio, per fare il simpatico che voleva vincere le due partite in simultanea, le perde tutte e due. Ah, questa ancora... Sì, sì. Dico, prima è un po' B4. Vicino. Sono di lui. No. Lo scopriremo più tardi. Io capisco. That is kind problem for me. Ok, I read it, but I'm not sure about the meaning. Italian is basically yeah, more or less. Without so. S. Is it good anymore? Do you speak Spanish? No! Ha vinto per tempo! No! Dovevo muovere veloce! Ah! Era vinta! Era simultanea, anche qui è rischiamo di perdere. Vabbè, adesso c'è solo questa, sì sì. Ah, ok. È l'ingegnoso Hidalgo! Chi è l'ingegnoso Hidalgo? Sì, sicuro mo è arrivato. No, errore! Sta con l'assico op man. Chi state con l'assico op man? Ok, checkmate. Come sta? Vabbè, almeno ne ho vinta una, ma l'altra era vinta. L'altra era non vinta. Non ci posso credere. Il tempo, il tempo. Romanian, sono io, mi sfidate? Certo che sì. Però non in simultanea. No, Slash stasera. Slash stasera è veramente... a mille. Allora, Slash, l'ingegnoso modera, Hidalgo. Modera. Forza Maria. Io? Sì. Con chi giochiamo? Con ci vediamo a frappè. Questa cosa è abbastanza assurda. Della simultanea 3 più 2. Io non ci riuscirei. Questa cosa assurda. Non voglio veramente, non voglio far distrarre. Che metto a leggere. I can speak every language. If I am drunk enough. Yeah, you know, I've been for 1 year in Poland. No. And when I was drunk I was able to speak Polish and that's the cioè, most come, difficult cioè, parlare come la polizia no, poi polacco io devo sì, Burakia slash modera avevate matto in una sì. Sì vabbè ma ho giocato perché pensavo che avevo più tempo capito? Mi sono un attimo perso.
Non facciamo distrarre Maria, non facciamo distrarre Maria. Gin Dobre. Gin Cuie. Ah, conosce un sacco di parole. Nasdrovie. I lived in Poland for 6 months too. Nice. No, I was in Warsaw. Yeah, I know the place. Close to Poznan. A madre ne sa. Mi sa che ci sta trollando. No, quello veramente, se lo cerchi, così si chiama il paese. Bidogos, Gosh, una cosa del genere. No, non si vede. Again, guys, if you like what you're seeing, follow us on Twitch and all the other social media so you never miss this opportunity. This opportunity to play with us and to watch our live streams. G4 è in presa. G4? Mm. Quindi sono lucky. Sì. 1 euro is like 4 slot, yeah, that's cool, that's Penso true. Sto ingorda. Siamo per ora. You could eat at a restaurant with like 10 euros full meal, like first, second, fruit. You should be 6, I can take with the night. Right? Yes. Very cool. What can you buy with 4 zloty? 1 pint of beer. Or 2 shots of vodka. So you can understand my liver. Thank you, Burayako. Buraya, Burakayarol. 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 2 shots of vodka. Shots. Shottini. Ok. Buoni sciotti. Buoni sciotti, eh. L'ingegnoso Hidalgo. Ok, ingegnoso Hidalgo. Good. Please don't say my name again. Ok, che sorry. Hello Maria da Shahin. Hi Shahin. Grazie, ci vediamo a frappè. Troppo felice questo no. Ci vediamo a frappè, è proprio bello. Sì, bello. Ok, so who wants to play? Chi vuole giocare? Where are you from, Shahin? Shahin, who's we don't know you. Shaolin. Shahin. Tell us about you. Come on guys, don't be scared. I'm new. So welcome Shahin. Do you want to play? Follow us on Twitch. Follow us on Twitch and play with us on chess.com. Cavallo pazzo di nuovo. Vai, facciamo la rivincita con Antonio. Hello Maria. E la tiro io, sono i figli di Nishun. Sta carico. Quando ne sa. Preparato. Where are you from, Shahin? Devo fare pure io? No, non posso. No. Perché? Pure quando lo già normalmente. È già normalmente difficile, sì. Devi stare concentrato. Prima mi sono distratto un attimo, ha fatto matto. Questo penso la possiamo togliere. Se non la conosce Antonio, ci deve pensare. Cosa conosci? 4.000 visualizzazioni. In totale? 4.800. Dai con i numeri. Caspita. No, ma pure la clip della Costegno che hai condiviso nella newsletter. Ok, qua siamo ancora nella variante classica. Alfiere G5 esce un po' fuori.
Però va bene lo stesso, con i tre. A quanti tornei partecipate più o meno in un anno? 20. Dipende. Compresi quelli di ciascun comma. Ah no, allora quelli. No, allora due quello. Dipende che intendi. Se quelli a tempo lungo anche vuoi includere anche i semilampo, magari. E i tornei sociali, questi fatti qua. Interni. Io penso come tornei. Thanks for the follow. Thank you, Shine Crew. If you mean, se intendi, scusa, i tornei a tempo lungo, penso siamo su numeri diversi. Tra me, sì, Maria e Silvia. Tempo lungo, Maria sicuramente è quella più lì di noi. Che gioca di più. Sì, probabilmente qualche tornei. 6-7 all'anno. 6-7 tornei all'anno. Me la sono persa. Ci devo dare la firma, guarda un po'. E vabbè, non c'è nemmeno l'alfiere, sì, Camposcuro, quindi possiamo stare tranquilli. In realtà quest'anno io ho fatto, c'è stato un periodo in cui ho fatto 3-4 tornei, poi non sono andati benissimo, però comunque a farli ho fatto. Roma, ho fatto Roma, poi Pestum. Per chi non è stato a Pestum è da visitare. Poi Salerno. Il hai giocato anche Salerno. Allora Danilo è quello che ha fatto più tornei. Io ricordo che ero alle scacchie, però c'era anche lui. Sì, sì, fece un l'Open B. Insomma, alla fine si deve sapere che Danilo ha fatto più tornei. Salerno e? Poi siamo andati a Montesilvano. Poca roba. Il CIS. A Montesilvano tu e lui? Ah, ok, 4. E il CIS 5. Io ho giocato solo il CIS questo. Io ho giocato Roma, il CIS, Portomanno, Tenerife, ragazzi, anche per Bergamo. Ragazzi, Bergamo ho pure visto un bel torneo, sono molte persone. Sarà pure il campione italiano, Luca Moroni, sì, l'ho visto dal suo account, insomma. Quindi ci andiamo a dare qualche lezione. E poi, esatto, Danilo parteciperà alle semifinali, settimana prossima. Una grande annata per Danilo. Grande Danilo. Abbiamo una un po' di agonismo. Tu Silvio giochi meno tornei in Luma. Se Silvio giocasse più tornei, molte persone vincerebbero di meno. Quanti in un anno? Meno, cioè, due o tre forse. Due o tre. Forse tre per comprese CIS. Quindi CIS, poi detto hai fatto Montesilvano. Faccio sempre Bosco Trecase. Bosco Trecase pure l'ho fatto. Ok, allora siamo a 6. Ma ora come ora il più forte di tutti è Luca Moroni. Vabbè, un po' difficile da dire, però sicuramente è quello che, diciamo, per l'età sta che ha forma. E sta avendo magari risultati. Questa cosa è pericolosa. Maggiori. Comunque dopo che mi laureo quando viene a fare i tornei. Bene. Questa cosa è Silvio pericolosa. Per via di cavallo per e alfiere per e poi donna per qua. Mi scateno. Quindi. Mi scateno seriamente. Come si difende? No. Vabbè, intanto forse sarebbe il caso di schedarselo. E comunque. Dai, la profilassi Zvoreschi lo dice, dai. Per favore. Lo dice Zvoreschi, allora lo dice anche lo Maria, quindi. Per favore. Sì, se tu mi si dicono la stessa cosa. Però dai, credo, quindi ok. È opportuno sempre schedarsi. Probabilmente il più forte è Vocaturo. Sì, probabilmente. Sono abbastanza d'accordo. Pure Rambaldi, ragazzi. C'è anche Rambaldi, sì, pure Brunello. Anche Conta, sì, Rambaldi. Rambaldi, zitto, zitto, 2600. Scusate se è poco, però. No, se ci arrivi a 2600. Bravo, bravo. E non si è dedicato, diciamo, completamente agli scacchi, quindi... Si fa anche altro. Si studia... Si è trasferito in America, studia all'università a St. Louis, dove ci sono tutti i giocatori. St. Louis è un faccia la ripetizione. Sì, ma quale ripetizione? Del St. Louis Soccer. E insomma, chissà se un giorno non diventerà americano anche lui. Dici addirittura. Speriamo di no, però Caruana, ovviamente auguriamo il meglio, insomma, al nostro Francesco. Io vedo l'università, grande maestro. Non c'è ma. Sì,
Sì, perché poi ci sono queste università dove ci sono quei giocatori di scacchi lì a St. Louis. Ah, ok. Quindi sono arrivati tipo Borsa di Stella. Sì. Ma che goduria. È bello così. Secondo me è un'esperienza, insomma, interessante da fare. Fai quello e quello. Ah. Il sogno di uno scacchista, almeno di una sera. Eh sì, perché poi là, diciamo, se sei proprio bravo bravo, è lo sport che ti porta anche avanti, cioè sono anche un po' più buoni con te. Allora, in realtà ci sono due università. È quella dove ci sono pure Eric Hansen e CM. Allora, quella, diciamo, quella, la prima è quella di Susan Pollard, ma da un paio d'anni, se non sbaglio, c'è anche quella proprio di Rex Sinquefeld. Quindi dan 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 dan. E Francesco sa quella di Rex, ma tanti ovviamente, stando da più tempo, sono iscritti a quella di Susan Pollard. Le tre sorelle. Sì, una delle tre sorelle. Certo, hanno fatto tanto le tre sorelle per gli scacchi, eh? Ti mettevo benissimo. Le donne. Devo assolutamente cambiare questa donna. Anche se non piace. Per qualsiasi cosa. Entrambe a San Luis. Sì, entrambe a San Luis. Quest'anno sarà. Ci sarà di nuovo la Sinquefeld. E sicuramente tornerà. Bravo Antonio. Bravo Antonio. Complimenti. E niente. Così. Zitta zitta, così. Giostra e vince. Bravo Antonio, bravo. Complimenti, complimenti. E ragazzi, non lo so. Chi se la sente di chiudere? Facciamo l'ultima e chiudiamo, dai. Vai Silvio. Silvio, se vuoi fare altre simulta, Silvio farebbe fino a domani mattina. Sono diventato con le mani, sai che sei. Ah, la devi vincere. E qua. Bello spettacolo. Andiamo, andiamo. Una simultanea? No, no, lasciamo stare. Axil, diciamo con una partita anche perché è più semplice da vedere. Così. Non mi viene il mal di testa. Sì, ma Polgar si è inquartata. Slash, ma non si dice. Ma poi chi è? Perché ha nulla? Ah, vuole giocare lui col bianco forse. Ah, no. No. Ricominciamo. E tre. Vabbè. Scappato. Questo è un mouse slip, ragazzi. Ma quale Polgar? Susan, Judith o l'altra si chiama? Sofia. Sofia. Must play gioco piano. Valio. Valio, you are right. But I mean my mouse slip with the 3 instead of 4. Instead of 4. We need to invent Croatian attack. Mandzukic variation. La più grande Giulia. O di età, di forza di età. Che vado sana e lontana. Anche se Susan è stata quella che comunque è stata, se non sbaglio, il primo grande maestro donna possibile. Forse la più giovane. O comunque la sì, comunque ha fatto qualcosa di importante. Sicuramente anche è stata la prima che ha raggiunto quell'elo. La più storica è Judy. Sì, ovviamente Judy è quella che ha raggiunto. Che poi non so quanti, per quanti anni è stata anche campionessa del mondo, Susan. Sì. Sì, Judith, vabbè, non è mai stata campionessa del mondo femminile, però insomma ha battuto, è arrivata, credo, anche nella top 10, insomma, sì. Ha raggiunto veramente traguardi, ha battuto giocatori anche campioni del mondo, insomma. Yugoslav Attack. Ah, con la faccia di Caro. Ah, la faccia di Caro. L'emote di Caro. Yugoslav Attack, allora, sì, l'attacco jugoslavo. E molto ci ho fatto caso. Zio Kasparov. Vi ricordate Kasparov che voleva tornare indietro? E tornò indietro, credo. Non so se poi. Comunque c'è praticamente un video in cui si vede che Kasparov, siccome Judith è in giro, aveva cambiato la mossa. Veramente? Sì.
Se ne accorsero chiaramente, no? Questo non approfondire se poi qualcuno insomma ha visto oppure è andato avanti così, però comunque è rimasto la registrazione probabilmente. Wow, che questa è una chicca veramente. Brugliuni. Oh, Antonio sta carico questa sera, eh? Abbastanza. O siamo noi che siamo scarichi, o è Antonio che è carico, e tutte e due le cose. E devo riposizionare i miei pezzi, cavolo. Comunque. Andiamo, andiamo. Ragazzi, dopo questa penso che vi salutiamo, perché comunque si è fatta una certa, come dicono a Roma. Si è fatta una certa. E domani purtroppo ci devo andare al lavoro, non come... come martedì. Donna Verbi 4. C'è il cavallo in brisa. Non può, perché è inchiodato. Non si può. E allora devi cambiare pezzi. Prossima settimana maratona dei folli. Stile Mentana. Perché ma non ci sono delle lezioni, delle cose? Non c'è una, no? Poi sembra attaccato. Scusami, sembra il Jimmy 4. C'è il torre per due. Torre per 60. Giusto. Vabbè. Che io mi fido troppo di te, non ti contesto, capito? Questo, hai ragione. Ti devo criticare di più. Sì, infatti c'era qualcosa che non mi quadrava, però non dicevo che perché... Ci vuole far fare una maratona slash, sai, quelle cose di 12 ore di diretta. Ah. Una volta ho visto i Chess Bra fare la diretta di 24 ore. Veramente? Non so se si alternavano o che, però è veramente tantissimo. 4 ore? Impressionante. Voglio sperare che si alternavano. Sì, dai, per forza. Oppure c'era, sai, di Eric Hansen con la Red Bull. Si andava al tram. Andava... Mamma mia. Ma quelli vanno a vodka tempo. Sì, sì, alternano e non giocano sempre. Per forza. Sì. Non si mette bene. A volte fanno America da Nord America contro Europa per interrompere o altre cose. Non giocano continuo 24 ore. Ma penso che sarebbe impossibile giocare di continuo 24 ore. Anche noi potremmo fare Nord contro Sud. Sud. Questa è simpatico. È una bella idea. Si può organizzare, non so come, però si può fare. Da che avevo un in più, non in meno. Si può forse anche entrare nei 5, scusami. Sì, è molto piano. Anche perché 3 più 2. 3 più 2? Ah, ok. Antonio è carico. Va bene. Ah, ok, mo cambio pure le turno. Visto, che tecnica. Ragazzi. Ok, però secondo me puoi approfittare. Cambia le turni. E poi spingi. No, aspetta, anche perché siamo abbastanza forzati. Oppure puoi guadagnare un tempo e spingere direttamente. No, non cambia niente, allontani il re, però cambia le torri. Il 2 di re? No, perché? Oh, G5. G5 5. Ah, però... F5. Il fatto è che c'è il pedone. Se giochi re 4... Ma dobbiamo fare re 4 e F5. E poi provi a giocare anche G5 per entrare in E5, Antonio. Sì, re 4 è bene. Se fai G5, scusa, puoi fare F5. No, ora non lo so. Di qual è meglio, F5 o G5? No, va bene, G5. G5 dovrebbe vincere.
Vediamo se re. Il fatto è che adesso il trucco non funziona perché. Sì, perché non si può c'è fare. C'è il pedone. Non funziona Xil, proprio perché c'è il pedone in più. No, ma in realtà non è quella di farsi il pedone, cioè con insomma quella classica manovra di rottura, no? Con G5 per spingiamo il pedone contrario come cattura, eccetera. Ma è quella di entrare in G5, come sta evidenziando Silvio, quindi. G5 è forte. Sì, però diciamo sulla presa, diciamo mettiamo l'esempio F per. Su F per non possiamo giocare H5 con l'idea di spingere. Perché il pedone F non può perché essere. Perché il pedone F non spinge, non si può spingere. F per. F per re di 6, re di 5, si perde. Sì, no, ma qua poi tra l'altro, avendo fissato il pedone G in sesta del nero, quando si entra. No! Ah, puoi fare questa con l'idea di H5. Ma se no l'altra sicuro vince. Però no, però fai quello che l'altra vuoi. L'altra sicuro vince. Insomma, ma se non hai provato a vincere. Mi sta solo attento che non devo cercare di spingere. L'altra vuoi spingere. Ah, questa hai ragione, comunque anche quella. HPR è più sicura. No, è vero, l'altra forse ci arriva una promozione con vari tempi. Mm-hmm. Mm. Così invece non fa niente, sia se spinge che se mangia. Perché nel momento in cui fa F5, anche se faccio H5, lui prende G6, H4, G7, H3, G8, H4. No, vincevo lo stesso. Okay, però così ricerca. Guarda è più sei più tranquillo okay, ma noi arriviamo prima non arrivare prima sì però sai quell'altro era più facile da vedere F4 allora, vediamo dove va con re R5 non andiamo sulla F chiaramente non vincevo ragazzi è fatta era vinta quell'altra quell'altra ha vinto non ha spinto altri vabbè era la stessa no. Cosa no così si vince andiamo sì, perché nel frattempo che arriva no, a uno vicino alla nostra vince. Re bene donna dietro si è perso pedone. Proprio alla donna fine o anche no donna Gisella Nazionale no, questa è così vinta sicuro. Wow, che cacchio è successo? Si è perso alla fine, ha fatto. Cazzo, ha fatto. Lo dobbiamo vincere, penso. Eh sì, no, quasi vince. No, dico perché lui si sta chiedendo da parte. Non so, forse perché magari. Ha sbagliato a fare re 4, doveva fare. Ma forse ha fatto un mouse. Mouse lì. No, non credo. Ce lo direbbe, penso, in chat. Vabbè. Si lo fa in giro. Tanto non si va a allontanare. Io così, entro. Sì. E siamo arrivati. Si è perso sì, proprio alla fine. L'altro era vincente però. L'altro era vincente. Ora glielo chiediamo. Antonio, cosa hai visto? O c'è stato un problema con il mouse? No, l'altro era, secondo me H5 era più. Non lo so, la vedevo più. C'è di giù. Concludiamo con questa analisi, ragazzi. Vedi, allora G5 okay. Vince. Sì, F per vince. Era F per che vince. Perché avevo calcolato F5, Re5, ora che fai? Re di 3? H5. H5, ok, ora i tempi ci sono, perché G6, H4, G7, H3, G8, H2, donna. Guadagni un tempo. Mm-hmm. E quindi è perso. Sì. Sì. F4 non lo può giocare. Questa era la cosa, per un tempo. Fammi vedere l'altro. L'altro non va bene perché lui guadagna il tempo perché noi portiamo il range 6. Perché portiamo il range 6. Il re davanti al pedone. Così è fatto. Qua purtroppo è fatto. Perché i due re si devono muovere e qui ora i tempi sono pari. Sì. Poi chiaramente il re ha un tempo in più in realtà qui. Sì. Cioè perché a lui la mossa, quindi in realtà è proprio pari. Chiaramente poi ha fatto un erroraccio perché ha sbagliato in questo modo quando ha giocato re 4 proprio perché
non ha giocato F2. Io non credo che non ha giocato F2. Ci, spiegaci perché andò. Forse si è un po' confuso proprio alla fine. Ho visto magari qualche scacco. Non, forse non si è, ha pensato che. Magari pensava che Fedore stesse in scacco. Magari ha avuto un attimo. E ha detto sposti il re. Però. Così chiaramente. Alla fine si entra. Si entra. Ok. Va bene. Va bene, ragazzi. Bella diretta. Ragazzi. Una bella diretta. Fatto Arena Kings. Partite con tutti. Erroraccio. Eh sì, però era pari con dopo HPR. Era pari. Dovevi solo spingere il pedone, niente di più. Sì. Sono stato fortunato in realtà, alla fine, oddio, avevo quel pedone in più all'inizio, quello ho perso, addirittura è stato pedone, casino. Sì. Bella partita, no, bella partita. Partita. Bella partita, sì. Bene. Okay. Grazie mille a tutti, ragazzi. Allora ci aggiorniamo alla prossima diretta. Un piacere. Maria, quando insomma. Quando viene volete, sempre sarà con noi. La prossima sempre di sabato? La prossima, sì, sabato pomeriggio dalle 3. Siamo in diretta. Maria sarà a Bergamo, quindi le facciamo un in bocca al lupo per il torneo. Antonio, mio fratello ce la fa a fare una partitella. Diciamo che facciamola sabato. Facciamola sabato, okay. Così pure lui si può preparare meglio pure il repertorio in apertura. Dai, facciamo così. Per questa sera, ragazzi, a questo punto è tutto. Grazie mille. Ci aggiorniamo alla prossima. Buonanotte. Ciao, ragazzi. Buonanotte. Ciao, ragazzi.